Signori, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno, 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 buongiorno a tutti. Che mi raccontate come va ragazzi, come state, come state, come state? Chiedo scusa ragazzi a tutti per il ritardo, so che dovevo andare in live, ormai lo sappiamo, insomma, alle 10:30 come regola, però ho dovuto. Diciamo così, mettere a posto alcune cose, e allora eccomi qua alle 11. Intanto, buongiorno, buongiorno, buongiorno ovviamente a The Man e ad Arik. Buongiorno, buongiorno a tutti e due ragazzi. Buongiorno, buongiorno e benvenuti, benvenuti. Che mi raccontate? Buongiorno, buongiorno anche a Moira. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno a tutti. Bella maglia di The Goat. Grazie, grazie, grazie The Man. Eccola qua. Non so se si veda bene o meno, eccola qua. Grazie, grazie. Nuova, nuova, nuova. È la prima volta che la metto, ragazzi, perché devo dire, insomma, che l'ho appena comprata. Vi ricorderete qualche, diciamo così, insomma, tempo fa che avevo fatto un video, diciamo così, su TikTok riguardante, insomma, i miei ultimi acquisti della WWE. Allora, appunto, c'erano compresi questa maglia, quella di Roman Reigns, che ovviamente avete già visto nelle scorse live, e poi c'era anche quella di Liv Morgan, che anche quella avete già visto nelle scorse live. Allora, ragazzi, che mi raccontate? Come state? Come state? Come state? Come state? Hai TikTok? Sì, Moira, sì, ho TikTok, esatto, sì. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Allora, Arik mi scrive: sto facendo la carriera su 2K19. Poi il personaggio è strafor. Grande, grande, grande. Grande, 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 Arik, grande. Metti il link. Allora, Moira, se fai punto di domanda social, trovi i link che ovviamente ti servono per tutti i miei social, qua in chat. Fai punto di domanda social, Moira, e trovi tutto quello che ti serve, trovi tutto quello che ti serve, di cui hai bisogno, ecco, diciamo così. Scusami, scusami, punto esclamativo, non punto di domanda. Ho sbagliato io, punto esclamativo social. L'hai trovato, eccolo lì, brava, brava Moira, beh, esatto. Clicca sul link e trovi tutto quello di cui hai bisogno. Tra l'altro, comunque, vabbè, comunque in generale su TikTok mi comunque potete trovare con Kirito CM87. Ormai il nome è sempre quello, lo potete utilizzare un po' dove volete voi, un po' dove volete voi. Allora, signori. Per quanto riguarda questa, insomma, mattinata, ecco, questa mattinata, ragazzi, andiamo a facciamo un salto in quel di SmackDown, faremo un salto in quel di SmackDown, dove andremo a vedere, insomma, come si evolveranno le varie storyline, ovviamente nel nostro universo W. Speriamo di vedere The Boss a SmackDown. Intendi qua da me o intendi nella realtà, The Man? Fammi sapere, insomma, cosa intendevi. Allora, qua da me c'è. Ok, allora Moira, ti avviso Moira che mi è arrivato il follow su TikTok. Quindi, ok, grazie Moira del follow, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Tutte e due, ok. Quindi, beh, grazie intanto a Moira del follow su TikTok. Grazie, grazie, grazie. Scusate, intanto, dei miei amici, tutte e due. Ah, sì, tutte e due, quindi sì, allora. Qua da me, sì, qua da me c'è un match. Adesso andremo a esaminare, insomma, la card. Quindi adesso vi farò, diciamo così, vedere, tra virgolette, quale sarà la card del nostro SmackDown. Vabbè, nella realtà questa notte io penso di sì. Io penso di sì, penso di sì. Penso di sì, perché, vabbè, tutto sommato, insomma, ora la nostra Sasha, insomma, è in rivalità con Bianca, dunque penso di sì. Allora, bella domanda intanto di anche quello di Minecraft. In che senso quello di Minecraft? In che senso, Moira, quello di Minecraft? Io con Minecraft non c'entro niente, dunque non so, non lo so.
di cosa stai parlando? Allora, intanto, bella domanda, intanto di Ari che mi dici, ti piace più SmackDown o Raw? SmackDown, direi SmackDown anche di un bel po', ecco, direi. Voi ragazzi cosa preferite? Preferite, ne uso uno e ti ho seguito da lì, ah, faccio video. Ah, ok, ho capito, Moira, ho capito. Ok, bene, bene, Moira, adesso ho capito, bene, Moira, bene. Ora, tanto De Me mi scrive, scrive ad Arika con verità, De Me dice SmackDown, Raw c'è solo Alexa da salvare, posso concordare, francamente, no, comunque io SmackDown perché, vabbè, sì, in effetti SmackDown c'è più roba, ecco, insomma, c'è anche miglior gestione, a mio avviso, abbiamo, vabbè, prima di tutto Roman Reigns e Sasha Banks, che sono la parte, secondo me, diciamo così, migliore di tutta la WWE, per quanto riguarda gli uomini e le donne, e poi vabbè, sì, direi, sì, insomma, direi nel senso che poi, tra l'altro, ha ragione The Man quando dice che a Raw c'è solo Alexa da salvare. Sì, francamente, a Raw c'è poca roba da salvare, poco niente, direi da salvare. Quindi, sì, direi che sono d'accordo con The Man perché. Francamente, sì, a Raw, francamente c'è davvero poco. Io Raw direi che salvo Alexa Bliss. Allora, per quanto riguarda le donne, diciamo, insomma, le Women, direi Alexa Bliss e Asuka, anche se sono, insomma, qualche settimana che ora Asuka non si vede, e da Money in the Bank, francamente, è sparita, quindi non so che fine abbia fatto. E detto questo, però, poi vabbè, sì, di uomini invece direi che c'è da salvare Drew McIntyre, anche se devo dire che la rivalità con Jinder Mahal e i suoi scagnozzi non mi sta piacendo, devo essere sincero. E poi, boh, direi Ricochet quando si vede, perché Ricochet, francamente, si vede una volta all'anno, diciamo, in quel di Raw, quindi Ricochet quando si vede, mentre vabbè, a SmackDown, a parte anche ovviamente Sa a parte Roman e Sasha, che sono la parte secondo me fondamentale attualmente della WWE in generale, della WWE, direi che abbiamo anche molte, cioè le gestioni fatte meglio, ecco, a mio avviso. Vabbè, cioè abbiamo Kevin Owens, abbiamo insomma Seth Rollins, Edge. Adesso c'è anche John Cena, quindi sì, insomma, direi che SmackDown è decisamente meglio, a mio avviso. Poi non so cosa ne pensate voi, ma a mio avviso quello è. Direi che per ultimo, come il peggior show, a mio avviso, della WWE, quindi vi chiedo anche a voi, ecco, secondo me qual è il peggior show tra Raw, SmackDown ed NXT? Secondo me è proprio NXT, secondo me, perché è vero che fanno qualche, cioè, come lottato è migliore il lottato di NXT rispetto a Raw SmackDown, però NXT secondo me ultimamente tra le varie come dire, promozioni, ecco, di Toni Storm, di Finn Balor e chi più ne, di, eventualmente Karrion Kross e chi più ne mette, io direi che francamente ultimamente NXT non mi sta piacendo più di tanto. Anche questo breakout tournament, non so se lo seguite ragazzi, di questi giovani, di questo torneo, diciamo di questi giovani talenti, ecco, tra virgolette, oddio, a me francamente non mi fa impazzire, anzi tutt'altro, tutt'altro. Allora, da me mi scrive: secondo te la dea un match a SummerSlam? Bella domanda, bella domanda. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. A me, francamente, devo dire che dispiace davvero molto pensare che Alexa non sia stata coinvolta nel giro titolato appunto per SummerSlam. Vederla fuori dal giro titolato a SummerSlam, a me francamente fa davvero piangere il cuore, ecco, tra virgolette. Io devo dire che credevo, insomma, che un match titolato a SummerSlam gliel'avrebbero concesso, invece no, e invece no, e invece no. Non lo so, dunque, The Man, devo dire la verità, non ne ho idea. L'unica possibilità che può avere per avere un match a SummerSlam è eventualmente lottare contro Eva Marie o Doudrop, o anche un match eventualmente di coppia, cioè tag team, eventualmente trovando diciamo così, una partner, una compagna ad Alexa Bliss, anche se non so eventualmente chi potrebbe fare coppia con Alexa, potrebbe eventualmente anche, perché no, fare coppia con Lily e quindi eventualmente fare un match per certi versi strano, diciamo, no? Quindi eventualmente Alexa e Lily contro Doudrop e Eva Marie, tanto sapete che insomma Alexa, diciamo così, ha i poteri, no? Quindi ci potrebbe anche stare eventualmente, facendo il conto appunto che Lily poi eventualmente ha i poteri, è una bambola, diciamo così, insomma, impossessata, ecco, tra virgolette, anche l'ultima puntata di noi non l'abbiamo vista, insomma, da
rialzarsi da terra da sola in stile Undertaker, dunque, vabbè, ci può per certi versi anche stare, no? Non lo so, io me lo auguro che francamente trovino il modo di metterla in carte, perché a mio avviso lasciare fuori Alexa Bliss dalla card di SummerSlam sarebbe, non lo so, a quanto strano, ecco, a quanto, ripeto, a quanto strano, perché non lo so, insomma. È una delle superstar più sicuramente amate dal pubblico, dai fan, è una di quelle anche più popolari, ecco, se vogliamo andare, dunque lasciarla fuori da SummerSlam. A mio avviso sarebbe un grosso errore, ecco, diciamo, però mai dire mai, mai dire mai, perché sapete che la WWE purtroppo insomma, opera in maniera misteriosa alcune volte, anzi, alcune volte, la maggior parte delle volte, la maggior parte delle volte opera in maniera misteriosa, come infatti vediamo dagli ultimi licenziamenti, perché insomma, il resto è storia, ecco, diciamo che sapete anche voi a cosa mi sto riferendo, diciamo. Vabbè, ragazzi, detto questo, allora, diamo inizio alle danze, diamo inizio alle danze, vi fa volume del gioco. Perché credo che non ce l'avete. Ho vinto contro Gestar e Nakamura. Bella. Bravo, bravissimo Arik. Non facile, eh. Quindi un triple threat, quindi avevi. Stavi, come dire, effettuando un triple threat, dunque. Contro Gestar e Nakamura è un grande risultato. Devo dire complimenti, devo dire la verità, perché hai battuto due dei wrestler più forti del gioco, diciamo così, e ovviamente anche della intera federazione. Ecco, quindi complimenti, Ari, niente da dire. Ti faccio i miei complimenti, davvero complimenti, perché, ripeto, sarà stato sicuramente un match difficile, insomma, perché voglio dire, complimenti, niente da dire, niente da dire. Allora, ragazzi, vi metto la schermata da gioco. Credo che dovreste avercela, credo che dovreste avercela. Ora, ragazzi, andiamo, vi faccio vedere, scusate un attimo che mi sono imprigliato ovviamente con i cavi, come sempre, aggiungo io. Allora, no, il mio giocatore no, Universe continua. Allora, ragazzi, vi faccio vedere la card. Grazie, forza Sasha, forza Sasha, speriamo in bene, speriamo in bene. Grazie in Giappone. Esatto, sì, esatto, Ari, sì. Nakamura e Gestice in Giappone hanno scritto la storia, insomma, della New Japan Pro Wrestling. Assolutamente, assolutamente. Ah, devo bere, adesso bevo, ho visto che The Man ha scattato il bevi. Un saluto per Sasha. Ah, va bene. Dal mare, perché The Man sei al mare? Fammi capire. Sei al mare, non dirmi che sei al mare, non dirmi, eh. Non dirmi, fai finta di niente. Se sei al mare, fai finta che non lo sei. Tra virgolette, sì. No, ma dovevi far finta che non lo eri. Ma no, 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 sì. Devi dire no, non è vero, non lo sono. Non puoi dire questo, non puoi dirmi questo, che io sono qua. Sì, oggi c'è il sole, però voglio dire, io sono qua, spesso tra le montagne. Ci sono 20 gradi, non mi puoi dire così, The Man. Dovevi dir di no, dovevi dire, dovevi dir di no. Si scherza, ovviamente, si scherza. Allora, bevo, dai, bevo prima di dimenticarmi di bere. Bevo prima di dimenticarmi di bere. Allora, alla salute, di Sasha e di tutti voi, di tutti voi. Eccoci qua. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, signori. Guardate, un attimo, sempre coi fili. Allora, devo, purtroppo è così. Allora. Ah, ok, adesso ribevo, Anik. Adesso, dov'è la tua piscina gonfiabile? Ma la mia piscina gonfiabile si è sgonfiata. La mia piscina gonfiabile si è sgonfiata perché non è il caso, direi, di fare il bagno qua da me. L'acqua sarebbe fredda, sarebbe l'acqua, perché francamente voi non ci credete, ragazzi, ma davvero qua da me non, le temperature non sono ottimali, devo dire la verità. Non dico che faccia freddo, per l'amor di Dio, però insomma, cin cin. Se adesso bevo subito. Fatemi andare dentro allora, beviamo. Chiari che ha riscattato insomma, il bevi un sorso, quindi alla tua Arik. Ok. Allora, devo dire che l'acqua è abbastanza fredda,
E forse avrei fatto meglio, scusate un attimo. Allora, aspettate, anche c'ho i fili, come sempre. Allora, perfetto, scusate, perché... Allora, signori, vediamo qua, vi faccio vedere la card dell'evento del nostro SmackDown. Allora, signori, prima c'è un promo di... scusate. Purtroppo non ti posso mandare un po' di sole dalla Sicilia. Ce ne sarebbe bisogno. Se ne sarebbe bisogno, ma sai cosa? Dovrei scendere io, e qual è il problema? Dovrei scendere io, mi sa. Sono io che dovrei scendere. Mi sa che sono io che dovrei scendere, ragazzi. Dico la verità. Si vieni. Mi sa che mi converrebbe venire. Devo dire la verità perché... che credo che ci sia una insomma del bel tempo lì, credo, non anche dei insomma de, una bella temperatura, penso, insomma, c'è il mare, quindi insomma, direi di sì, direi che dovrei venire, sì, dovrei insomma decidermi, ecco, tra trasferirmi, perché credo che dovrei farlo, sì, credo che sia giunta anche l'ora forse di farlo, quindi sì. Sì, è colpa mia dunque, colpa mia, diciamo, tra virgolette. Allora, signore, abbiamo un promo iniziale di John Cena che, insomma, vedremo cosa avrà da dire, ecco, tra virgolette. Poi abbiamo un match uno contro uno, abbiamo Carmella contro Tamina, accompagnati rispettivamente da Zelina Vega e da Natalia. So che non la vedete perché ci sono in mezzo io, ma... fidatevi, è Natalia. Poi andiamo avanti. Dall'altra parte, poi abbiamo un 2 contro 2. Fabulous, esatto. Untouchable. Diciamo che questa è la versione, diciamo così, vecchia, ecco, tra virgolette, di Carmella. Ora sapete, no, che ha un nuovo personaggio, una nuova gimmick. Vabbè, ci accontentiamo di quella della versione vecchia. Tra l'altro, non è neanche bionda, come vedete qua, Carmella. Andiamo avanti. Abbiamo un 2 contro 2. Otis e Chad Gable contro Robert Roode e Dolph Ziggler. Attenzione, ragazzi, che qua potrebbe venire fuori, insomma, i futuri sfidanti ai titoli di coppia. Titoli di coppia che saranno nel main event, ma ne parleremo tra un attimo. Poi abbiamo un Baron Corbin, vediamo cosa vuol dire, cosa vuol fare, cosa ci avrà da raccontarci. Poi abbiamo un Baron Corbin contro Big E. Attenzione, ragazzi, c'è Sami Zayn lì dietro ad aiutare Corbin. Poi andiamo. Allora, ed a me mi dice: no, la più bella donna della WWE dopo Alessa, Sasha. Lì dipende dai gusti. Bene, io sono d'accordo. Dopo, vabbè, dipende dai gusti. Magari c'è anche gente che, non lo so, preferisce Nia Jax eventualmente a Carmella, o che c'è Shayna Baszler, o boh, che ne so. Gente così, ecco, insomma, no? Quindi dipende dai gusti. C'è anche invece magari quelli che dicono, sostengono che magari eventualmente sia la più bella, appunto, proprio Carmella. Ripeto, vabbè, dipende dai gusti. Io concordo comunque con Tendeman, io concordo, però lo ripeto, vabbè, lì magari dipende un po' dai gusti, e vabbè, quello è. Allora, abbiamo detto, appunto, però, come contro Big E, ok? Andiamo avanti, c'è Sasha Banks al microfono, attenzione, cosa ci avrà da dire la boss, lo scopriremo ovviamente più tardi, in puntata. Match per il titolo intercontinentale, come vedete, Sasha, esatto, The Man, esatto, ma non è finita, adesso vedi che non è finita, c'è un'altra sorpresa per quanto riguarda Sasha. Allora, non spoilerò niente, forse ho già detto troppo, forse. Allora, andiamo avanti, Kevin Owens contro Apollo Crews, No Holds Barred Match, titolo intercontinentale in palio, eccolo qua, vediamo, questa insomma un po' l'ultima chiamata di KO, se eventualmente non dovrebbe farcela, credo che il suo, diciamo così, la sua possibilità di diventare campione possa anche svanire nel nulla. Poi abbiamo un Fatal 4-Way, ragazzi, tra so che Filmero non si vede, ma si vede scritto, ecco, tra virgolette. Allora, tra Seth Rollins, appunto, Rey Mysterio, King Nakamura e Finn Balor. Qui, ragazzi, chi vince questo match diventerà il prossimo contendente al titolo intercontinentale. Dunque, attenzione a chi viene fuori da qua come campione, perché poi dovrà affrontare eventualmente uno di questi quattro signori qua.
andiamo avanti. Ecco Sasha, come ho detto prima, c'è l'altra sorpresa, perché infatti Sasha riappare, diciamo così, in un match di coppia. Attenzione che è un tornado tag team match, tra appunto le Boston Duck Connection, le Golden Role Models, cioè Bayley e Sasha Banks, contro Liv Morgan e Bianca Belair. Quindi 2 contro 2, però tornado. Boston Duck Connection, esatto, The Man, esatto. Che devo dire, a me manca tanto. Io devo dire che ero innamorato di questa coppia, sono sincero, mi manca davvero un botto. Non so voi, ma a me manca davvero tanto. Poi andiamo avanti con il main event della serata, che insomma, come diciamo così, insomma, Già anticipava, ecco, diciamo, per certi versi, il titolo della live di questa mattina: table tag team match tra gli Uso e gli Street Profits, titolo di coppia in palio, come vedete dietro, insomma, bello là, insomma, in alto tra i due team. Il titolo, ovviamente, quello di SmackDown Tag Team. Quindi questo è lo show che ci prepariamo a vivere, dunque io direi di avviare lo show e di non perdere altro tempo. Quindi via, si va ragazzi, avviamo lo show, andiamo ragazzi, prima che insomma incominci il tutto, c'è ovviamente la sigla, insomma, di SmackDown. Intanto ragazzi, se insomma fate in tempo, ecco, tra virgolette, ad andarvi a prendere qualcosa da mangiare, qualcosa da bere e a fare quello che volete voi. Dunque ragazzi, mi raccomando, avete tempo, insomma, di prepararvi al meglio, diciamo così. Io intanto, guardate ragazzi, mi volto un attimo a mettere a posto le cose. Allora signori, eccoci qua ragazzi, il nostro Michael Cole ci insomma dà il benvenuto in quelle di SmackDown ragazzi, che andrebbe in onda da Amburgo in Germania. Avete visto anche voi ragazzi che andrebbe in onda da da Hamburgo in Germania, una cosa abbastanza, per certi versi, strana, devo dire la verità, però sta di fatto, perché sapete che insomma la WWE, quando comunque anche prima insomma della pandemia, quando veniva in facciamo un salto, diciamo così, in Europa, SmackDown e i vari Raw e chi più ne ha più ne mette andavano sempre in onda comunque dall'Inghilterra, che sia Londra, che sia Manchester, però comunque dall'Inghilterra. Avevano fatto, ragazzi, non so se ve la ricordate, una esclusiva puntata in quel di Milano, non so se vi ricordate, nel 2007, che tra l'altro c'era anche diciamo così, insomma, la vincita del titolo intercontinentale da parte di Santino Marella. Io non so se vi ricordate questo episodio, insomma, di Raw, un episodio davvero speciale, ripeto, nel 2007, l'unico episodio appunto andato in onda dall'Italia, andato in onda da Milano. Ripeto, non so se ve lo ricordate ragazzi, fatemi sapere appunto se magari, che ne so, eravate anche presenti, ecco, eventualmente magari durante lo show. Io devo dire che no, non lo ero, l'ho seguito in televisione, un po' come sempre, ecco, diciamo. Detto questo ragazzi, partiamo, andiamo a vedere cosa ci ha da dire, il nostro buon John. Allora, eccoci qua. Allora, partiamo ragazzi, partiamo quando carica il gioco, ovviamente. Vediamo quando carica il gioco. E sì? No? Allora no? Ah, eccoci qua. Andiamo. Eccolo qua, Sina con i capelli improponibili, aggiungo io. E vabbè, quello è, ci accontentiamo di questo giù Sina. Microfono già in mano, dunque Sina anche abbastanza, come dire, serio, ecco. Meno male che ragazzi adesso Sina, diciamo che da quando è tornato si è, insomma, ritagliato i capelli, ecco, diciamo, un po' come ai tempi, perché qua davvero stavamo davvero male con questo taglio, a mio avviso, devo dire la verità. Vediamo un po' cosa c'è da dire, dai, vediamo. Sotto l'umore di giocare, l'abbiamo visto. Quindi passo ai fatti, ho qualcosa da dire, non ho intenzione di aspettare. Vabbè ragazzi, non sto qui a leggervelo io, dai, intanto lo vedete, diciamo così, anche voi, quindi non sto qua a dirlo,
A leggervelo io, dai, non vi annoio, non vi annoio. Cioè, se volete che lo leggo, ditemelo, che sia chiaro, per l'amor di Dio. Se volete che ve lo leggo, però eventualmente non, se no, altrimenti lascio a voi, insomma, il piacere, insomma, della lettura, ecco, tra virgolette. Tanto, ragazzi, vi ricordo che questa notte, per chi non lo sapesse, insomma, andrà in onda SmackDown 2 di notte, 2 di notte, insomma, 2 AM. Chi lo guarderà in diretta, fatemi sapere se qualcuno di voi lo guarderà o meno in diretta. Io sì, come sempre, anche perché SmackDown, a mio avviso, attualmente è lo show migliore della WWE, quindi insomma, diciamo che non me ne sto perdendo una di puntata di SmackDown ormai da diverso tempo, devo dire la verità. Tanto qua chiama Roman Reigns, vuole sfidare Roman Reigns, insomma, per il titolo, ovviamente, WWE. Ma Reigns sembrerebbe non concedersi al pubblico, invece eccolo qua, il nostro Roman, che si prepara, insomma, a salire sul quadrato. Stavamo dicendo, dunque, di SmackDown di questa notte, ragazzi. Vabbè, come stavo appunto dicendo, andrà in onda alle 2 di notte. Fatemi sapere, appunto, chi di voi lo guarderà, insomma, in diretta. Io, come stavo appunto dicendo, lo guardo sempre in diretta. Devo dire che non me ne perdo una, ecco, di puntata di SmackDown, anche perché, insomma, adesso come poi, adesso che, diciamocelo, è tornata Sasha, direi che, insomma, tra l'altro, adesso con Sasha, appunto, ci si diverte ancora di più, ecco, tra virgolette, no? Quindi, insomma, siamo quasi alle porte di SummerSlam, quindi sarà interessante ora vedere cosa succederà questa notte. Appunto, tra lei e Bianca, se verrà ufficializzato eventualmente, appunto, il match tra lei e Bianca per SummerSlam. E quindi, che dire, ragazzi, che dire, tanta tanta carne al fuoco, ecco, a mio avviso, tanta 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 carne al fuoco. Vabbè, dobbiamo vedere come reagirà Roman Reigns, ecco, tra virgolette, no? La settimana scorsa abbiamo visto che lui e Finn Bálor dovevano, diciamo così, insomma, firmare il contratto per, appunto, un loro match di SummerSlam. Poi, vabbè, è intervenuto Baron Corbin, che è andato questa notte in quel di SmackDown, se la vedrà con Finn Bálor, quindi un Finn Bálor in cerca, diciamo così, di vendetta, ecco, insomma, ai danni di Corbin, che settimana scorsa, appunto, è intervenuto a, diciamo così, impedire, appunto, proprio a Bálor di prendersi il match a SummerSlam, ovviamente per il titolo universale detenuto da Roman Reigns. Il tutto poi, diciamo, è stato condito con l'arrivo di John Cena, che, insomma, come avete bene o male visto anche voi, ha firmato lui stesso il contratto, e dunque è stato ufficializzato John Cena contro Roman Reigns in quel di SummerSlam. Quindi fatemi sapere, ragazzi, se siete team Cena o team Roman Reigns per SummerSlam. Io mi schiero dalla parte del capotavola del. Insomma, del nostro Tribal Chief, del nostro campione universale Roman Reigns. Io mi schiero dalla parte di Reigns, devo dire la verità, sono di parte, quindi io, mi ripeto, mi schiero dalla parte di Reigns. Però niente, ovviamente, nulla contro Cena, ci mancherebbe altro, grandissima leggenda. Sono, devo dire, contentissimo che insomma, il nostro John sia tornato in WWE. Spero che resterà in federazione per tanto tempo, o almeno il più lungo possibile, ecco, tra virgolette. Quindi speriamo, ripeto, che stia sui teleschermi WWE per molto molto tempo, ora che è tornato, che non faccia, insomma, solamente una apparizione, diciamo così, sporadica fino a SummerSlam, e poi buonanotte. Speriamo bene. Tanto qua, ragazzi, si arriva alle botte. Roman non ci sta, non vuole più ascoltare quello che Cena ha da dire. Allora, parte la rissa, che momentaneamente Reigns sta anche vincendo. Arriva un short arm clothesline, poi arriva forse anche una crucifix powerbomb. Sì, eccola qua, sit out, in verità, sit out.
Bella, devo dire la verità, bella, bella, bella manovra, bella mossa, niente da dire. Big Boot poi Sina non ha, attenzione che qua Sina però si ribalta il tutto, bella, devo dire, bella manovra, niente da dire. Quindi Sina insomma ribalta il tutto e prova ragazzi a insomma eventualmente ribaltare le sorti della rissa. Vediamo se ce la farà o meno. Sembrerebbe ora messo meglio Sina. Viene lanciato Reigns, bella, bella, hip toss, lancio di braccio hip toss da parte di John Cena, che rialza Reigns, arriva forse una pile drive, una powerbomb, non lo so, una powerbomb, sit out powerbomb anche per lui, quasi Batista Bomb, che per chi ovviamente si ricorderà Batista, per i fan di lunga data, bene, 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 clothesline, short time clothesline, niente, quindi, ah! Vince Reigns, ragazzi. L'ultima parola è di Roman Reigns. L'ultima parola di Roman Reigns. Un Roman Reigns che insomma tira giù Cena con un Lariat. E niente, andiamo avanti, ragazzi. Andiamo avanti con il primo match di serata. Con il primo match di serata che vede Carmella contrapposta a Tamina. Ricordo, ragazzi, che se Carmella dovrebbe vincere lo scontro, beh, allora lei e Zelina potrebbero anche cercare di conquistare i titoli di coppia. Vi ricordo, per chi non avesse, scusate un attimo, ok? Vi ricordo, per chi non avesse visto, insomma, l'ultimo episodio di Raw, potete ovviamente farlo. Ovviamente qua su, lo trovate qua ovviamente su Twitch, però per chi non l'avesse visto vi ricordo che Natalya e Tamina avevano difeso con successo il titolo di coppia ai danni appunto di Nia Jax e Shayna Baszler all'interno, vi ricorderete appunto per chi l'ha visto, di un ladder match. Dunque insomma direi che Nia e Shayna la loro possibilità, ecco, diciamo, l'hanno avuta. Allora, ora potrebbero provarci Carmella e Zelina eventualmente scusate, a cercare di portare via i titoli a Natalya e Tamina. Che devo dire, da quando insomma è partito, ecco, tra virgolette, il nostro universo WWE, tanto qua arriva Samoan Drop, bello. E devo dire che sono abbastanza infermabile, ragazzi. Non so se li ho mai, devo dire, viste perdere, ragazzi. Non, ripeto, non so se li ho mai viste perdere. Devo dire la verità. Non so se li ho mai viste perdere. Sono sincero. Quindi, che dire, ragazzi? Bene, bene, nel senso, complimenti eventualmente comunque a ovviamente Natalya e Tamina che stanno facendo davvero, davvero, davvero molto, molto bene in coppia. Sembrerebbe che nessuno riesca a sconfiggerle. Ci hanno già provato due team, francamente. Mandy e Dana, e appunto Shayna e Naya. Ma hanno fallito entrambi. Entrambi i team hanno fallito. E dunque, non lo so. Ora potrebbero eventualmente provarci Carmella e Zelina Vega, anche se in questo frangente vedo Tamina dominante, vedo Tamina che sta davvero dominando, insomma, la nostra Carmella. Non lo so, quindi se anche Carmella e Zelina siano in grado, ecco, diciamo così, insomma, di riuscire, insomma, nel tentativo, insomma, di fermare questa, insomma, questa dominanza, fatemi passare il termine, di Natalya e Tamina nella categoria tag, ovviamente femminile. E qui vedete, ragazzi, arriva nato Samoan Drop. Tamina, devo dire, devastante. Non ce n'è per Carmella, non ce n'è per Carmella. E ripeto, una Tamina devastante. È in forma smagliante, insomma. Headbutt, testata. Poi la lancia così per, insomma, per i capelli. Anche illegale, ma l'arbitro per certi versi chiude un occhio e la rialza. Un pugno diretto, almeno sembrava. Carmella, Carmella, ragazzi, Carmella, Carmella, vediamo se riesce a mettere qualche manovra interessante. Arriva un drop to hold down. Vabbè, qua ovviamente la strozza è palesemente irregolare, sta roba, ma anche qua l'arbitro fa ancora finta di niente, la strozza ancora.
La strozza ancora. Carmella prova ora un standing leg drop. Ha quasi la mossa speciale la nostra Carmella. Tramina è invece ancora un po' indietro. Chop diretta. Io direi che qua Carmella fa un errore davvero davvero grave, perché schienare Tamina con una chop, francamente, credo che sia abbastanza stupido. E quindi cosa succede adesso? Succede che Tamina. Succede niente, Tamina. Attenzione! Ah, the code of silence, ragazzi, la finisher di Carmella, ma è troppo presto, che a mio avviso, ma vediamo. Vediamo se fa il miracolo Carmella. Code of silence. Le corde sono lontane. Ne esce Tamina. Sì, ne esce. È uscita. Delle testate, tre headbutt. Scusate, tre bat diretti. Viene rialzata? No, ancora un headbutt, ragazzi. Testa dura, insomma, per Tamina. Sapete che sono i samoani, sono bravi in questi headbutt. Sapete che, insomma, c'è questa leggenda, diciamo così, dei samoani che hanno la testa dura, se capite quello che intendo. Dunque, insomma, questo è, no? Attenzione. Qua potrebbe essere anche finita. È uno, due, no. È arrivata una, comunque. Una double. Attenzione, super kick, ragazzi. Scusate un attimo, mi interrompo. Uno, attenzione, uno, due. Ragazzi, Carmella, non me lo sarei mai aspettato. Non me lo sarei mai aspettato, ragazzi. Carmella, Carmella. Ottima vittoria di Carmella, che vince un match dominato da Tamina. Comunque, Tamina, nelle prime, diciamo così, nei primi momenti, insomma, della battaglia, sembrava davvero avere il match in mano. Invece Carmella ribalta tutto, prima con una code of silence, ma non bastevole, insomma, per la vittoria. Però poi, onestamente, diciamo che questa code of silence ha fatto comunque danno, ha fatto danno a Tamina, insomma, la parte, diciamo così, superiore, insomma, del corpo di Tamina, insomma, la testa, diciamo così, di Tamina. E poi il super kick ha fatto il resto. Super kick ha fatto il resto. Se non so se si vede, no, non ce lo fanno vedere. Eccola qua la nostra Mella Is Money, la donna più bella della WWE, almeno così lei si autodefinisce. Intanto l'arbitro ce l'ha, sta sgridando Zelina Vega. Io non ho capito per quale motivo, devo dire la verità. Tipo, per me la festeggia. Zelina continua a parlare, a borbottare con l'arbitro. Ci sarà stata qualche scorrettezza, magari da parte, non so, lamentava magari qualche scorrettezza da parte delle avversarie, ma intanto il match lo portano a casa loro. Quindi io direi che nelle prossime settimane ci sarà sicuramente un match tra Zelina e Carmella contro appunto Natalia e Tamina, con Natalia e Tamina che saranno costrette, io credo, a difendere i titoli di coppia. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, abbiamo un tag team match tra, come vedete, gli Alpha Academy, cioè Gable e Chad Gable e Otis. Ovviamente, sia Gable e Otis ancora diciamo così, vecchia versione. Vedete, ragazzi, Gable ha i capelli lunghi, mentre, vabbè, Otis ovviamente ha il look, quello, insomma, degli Heavy Machinery. E dall'altra parte, so che non si vedono bene, ma sono Robert Roode, Dolph Ziggler. Io direi quindi, ragazzi, di fare un bel accetta e di proseguire con lo show. Allora, vediamo un po'. Qui non ho capito per quale motivo questa volta mi hanno messo la sigla. Vabbè, salta questa scena. Vi chiedo ovviamente bene, ragazzi, ma non so perché ci sono le entrate. Io devo dire che le entrate ogni tanto ci sono, tanto no. Ok, questo è il bello del gioco. Questo è il bello del gioco, perché francamente ogni tanto le entrate ci sono e tanto non ci sono. Io non lo so perché, devo dirvi la verità. Io ho messo no alle entrate, ho messo no alle entrate, so che vi avevo già detto, ma ve lo ripeto per la ennesima volta. Io ho messo appunto no alle entrate, però non lo so, ragazzi, non so cosa dirvi. Devo dire la verità, però ogni tanto purtroppo le entrate sono. Come dire, sono. Che dire? Sono. Non so, sono presenti, ecco, diciamo così, no? Fatemi passare il termine. Sono presenti, insomma, nel. Diciamo così, durante appunto il WWE Universe, anche se io ho messo di no. Anche se è anche.
strano, ecco, completamente questa cosa, perché mi chiedo come mai, a dire la verità, onestamente, ci sia, siano le entrate, siano presenti in alcune volte, alcune volte no, ecco, per certi versi. Quindi vabbè, non lo so, non lo so, lasciamo perdere e facciamo finta di niente, andiamo a concentrarci sul match. Allora, ragazzi, abbiamo un Otis ora in seria difficoltà. Vi ricordo, ragazzi, che i vincitori, insomma, di questo match potrebbero, diciamo così, candidarsi come prossimi sfidanti ai campioni di coppia, che vi ricordo. I campioni di coppia dovranno difendere il loro titolo nel main event dall'assalto degli Uso, di Jay e di Jimmy, in un table match. Per chi non lo sapesse, vi ricordo che i campioni di coppia attuali sono gli Street Profits. Poi ovviamente parleremo ovviamente delle regole del match, per chi ovviamente non le sa, quindi non temete, ragazzi, non temete, che poi andremo ovviamente a parlare delle, diciamo così, insomma, delle regole del match. Tra l'altro, prima però del main event ci aspetta anche un match, appunto, senza squalifiche, un no holds barred match tra Kevin Owens e Apollo Crews per il titolo, ovviamente, intercontinentale. Ci aspetta un Fatal 4-Way tra Rollins, Nakamura, Balor e Mysterio per decretare, insomma, il prossimo sfidante al titolo intercontinentale. Quindi ci aspetta un po' di roba, ci aspetta un po' di roba, ragazzi. Quindi mettetevi comodi, mettetevi comodi, mettetevi comodi, perché il meglio deve ancora venire. Intanto qua Robert Roode prova a schienare, diciamo così, a pinnare chi ha vinto tra Roman e John Cena. Allora, che ha vinto Roman. Vabbè, diciamo che non era comunque un match, diciamo, ufficiale, ecco, diciamo che era come dire, era uno scontro verbale, ecco, tra virgolette, scontro verbale che in realtà poi è sfociato in rissa, e la rissa allora l'ha vinta Roman Reigns. Ovviamente tra loro non è finita qua, quindi nelle prossime settimane Roman sicuramente dovrà difendere il titolo contro Cena. Allora lì ovviamente bisognerà vedere, insomma, chi uscirà effettivamente dal match con il titolo ovviamente in mano. Vi do, ecco, questo piccolo spoiler per la prossima puntata, insomma, del nostro SmackDown, e il main event, ecco, della prossima puntata sarà un 3 contro 3, ovviamente, tra Roman e gli Uso contro John Cena e gli Street Profits, indipendentemente da chi vincerà il main event di questa sera. Il main event invece, insomma, della prossima puntata, appunto, sarà un 3 contro 3, quindi mi raccomando, ragazzi, non mancate. Però ricordiamoci che ovviamente insomma, nel main event di questa puntata, invece di questo episodio, gli Street Profits lotteranno contro gli Uso per il titolo. Dunque vediamo se eventualmente gli Uso, ecco, insomma, faranno coppia settimana prossima, insomma, la prossima puntata, la prossima, no, la prossima puntata di SmackDown, faranno coppia con Reigns come campioni di coppia, o se eventualmente campioni di coppia resteranno gli Street Profits. Lo scopriremo dopo. Vi ricordo, ragazzi, che il match sarà un table match. Poi ovviamente, per chi non lo sa, spiegheremo cos'è il table match. Tanto qua arriva una Fisherman Suplex da parte di Robert Roode. Devo dire, non male, anche se non ho capito perché non ha tenuto il ponte e poi lo schiena ora. Io credo che potrebbe essere anche finita, ma Chad Gable dice di no, dice di no, dice di no. Otis avrebbe bisogno del cambio, come noi abbiamo bisogno dell'aria per respirare, ma qua addirittura arriva una Riptide, francamente. Era una Riptide da parte di Rude, quello è, ragazzi, quello è. Qua intanto arriva una Nervo ora di Robert Rude ancora. Rude e Ziggler sono molto freschi. Devo dire che lo è anche Chad Gable. E Otis che è in difficoltà. Otis è in difficoltà perché non è riuscito mai a cambiarsi. Qua arriva una crossface che potrebbe anche far cedere il nostro Otis, ma
non è così, non è così, perché interviene ancora una volta Chad Gable. Allora c'è il cambio, entra Dolph Ziggler, elbow drop per lui, poi rialza Otis, lo butta all'angolo, cercano ancora il cambio, sì, infatti entra ancora una volta il nostro Robert Hood. Qui Otis però stavolta forse riesce a fare qualcosa. Allora backbreaker, dovrebbe cambiarsi Otis, vediamo se lo fa. No, si fa il figo, devo dire la verità, non lo fa. Io l'avrei fatto, l'avrei fatto, ma lui non lo vuole fare. Vediamo se lo porta all'angolo. No, lo porta alle corde. Poi, beh, uno stomp. E Otis è in difficoltà, non riesce a cambiarsi. E non lo so, ragazzi, non lo so. Credo che il match sia molto, molto, molto dalla parte di Rude e Ziggler. Credo che possano essere loro a sfidare la prossima volta. Un 2, un esce stavolta. Gable è in ritardo, ragazzi. Quindi, se Otis non usciva da solo, credo che poteva essere anche finita lì. Arriva Ziggler che rialza ancora una volta il nostro Otis, poi Femesser da parte di Ziggler. Ora c'è lo schienamento, 1-2, Gable veloce, ne esce da solo. Grande resistenza di Otis, che comunque riesce a uscire da solo dalle manovre più importanti dei nostri Ziggler e Rude. Poi arriva la zigzag, però mi sa che è finita, o Gable o è finita. 1-2, Gable in ritardo, è finita. Sì, ma li hanno devastati, ragazzi, c'è da poco da dire. Vittoria a mio avviso meritata da parte di Rude e Ziggler, che sì, attenzione che qua succede qualcosa, non è molto contento per la sconfitta, succede qualcosa, attenzione, ma i due si, attenzione però che si stanno, cosa succede? Attenzione. La fine degli Alpha Academy? Interessante. Attenzione, ragazzi, che succedono cose davvero interessanti. Io allora mi chiedo, è la fine degli Alpha Academy, ragazzi? Direi di andare avanti, ma che dire? Sono successe cose davvero interessanti in questo match. Ovviamente Rude e Ziggler sicuramente andranno a beneficiare di un match. Ovviamente di un match titolato in futuro. Però, ragazzi, gli Alpha Academy potrebbero anche, per certi versi, come dire in gergo, essere, non lo so, alla fine del loro rapporto. Quindi attenzione. Nelle prossime settimane cosa può succedere proprio tra Rude, sì, buonanotte, tra Otis e Chad Gable. Inaspettato quello che è successo alla fine del match. Devo dire che non me lo sarei mai aspettato. Allora, Baron Corbin che vuole dirci qualcosa, o meglio vuole dire qualcosa in generale al pubblico e perché no magari ai suoi avversari. Insomma, stiamo a vedere cosa vuole il nostro ex re di SmackDown. Ok, allora facciamo una con le chiacchiere, un po' stamene qua tutta la serata, vabbè, ok. Vabbè, ragazzi, come vi ho detto prima, ragazzi, se volete leggetelo voi, ragazzi. Corbin ovviamente sta insomma dicendo che vuole parlare con una superstar il prima possibile. Quindi vediamo chi chiama sul ring, lo vedete insomma sopra, il nostro Sami Zayn. Sami arriva? Direi di... Sì, è arrivato. Non ho capito perché francamente non ha la musica Sami Zayn, devo dire la verità. Io non la sento, sono sincero, non so se la sentite voi, ma io non sento la musica di Sami Zayn. Non so per quale motivo, ma non sento la musica di Sami Zayn. Non so però la theme song di Sami Zayn. W2K20 è come dire, si fa sempre riconoscere. Vabbè, Zayn intanto sta facendo anche lo scemo, prende il microfono in mano. Vabbè, vediamo. Well, that wasn't very nice.
lume comunque come vedete c'è, perché Sono tanto perché identificati. sotto sottofondo si sente Michael Cole che comunque parla, dunque non ho capito perché però Sammy non aveva la theme song, ripeto, neanche io non la sento, tranquillo. lo so, Eric, lo so, non lo so, appunto che dico questo, lo sì, esatto, non capisco per quale motivo non gliel'hanno messa, a dire la verità, non capisco perché. Non capisco perché, però l'audio dovrebbe funzionare comunque, perché comunque sottofondo si sente insomma Michael Cole parlare, dunque io francamente non capisco perché però Sami Zayn non abbia avuto la theme song di entrata, ecco insomma, non lo so, così è ragazzi, così è, non lo so, vabbè. Andiamo avanti, dai, facciamo finta di niente. Allora, signore, attenzione che Baron Corbin sta chiedendo insomma un'alleanza a Sami Zayn, dice uniamo le forze in modo da poter dominare la categoria insomma tag team, lo faranno insomma, sì, a quanto pare sì, Sami ci sta. Dice la mia risposta quindi è sì, quindi sì, Sammy accetta la proposta di Baron Corbin. Dunque ragazzi, qua è nato un nuovo tag team in quel di SmackDown. È nato un nuovo tag team in quel di SmackDown, quindi come vedete insomma, per un tag team che, come dire, per un tag team che muore, fatemi passare il termine, un altro ne nasce, no? Insomma, il ciclo della vita, ecco, tra virgolette, anche tra i tag team del nostro universo, perché come vedete sembrerebbe star in procinto, insomma, diciamo così, di scomparire, fatemi passare il termine, insomma, il tag team tra Otis e Gable, visto che Otis, come avete visto prima, insomma, se l'è abbastanza presa con il nostro Gable, dunque, insomma, c'è qualcosa che non quadra in quel team, e invece qua però ne sta nascendo uno nuovo, ecco, insomma, sta nascendo uno nuovo che proveranno, insomma, a scalare le gerarchie, ovviamente dovranno partire dovranno partire dal basso, però si sa mai che magari un giorno non possano diventare campioni di coppia. Ok, ragazzi, qua Sami Zayn fa anche lo scemo, tra virgolette, andiamo intanto avanti. Andiamo tanto avanti. Ok, ragazzi, allora, ora vediamo se questo tag team per GDS funziona. Abbiamo un match non tag team ma singolo tra Baron Corbin. Eccolo qua, ragazzi, lo vediamo. Tra Baron Corbin e contro Big E. Match che però, come vedete, ragazzi, nell'angolo di Corbin c'è il nostro Sami Zayn. Vediamo se Zayn possa aiutare eventualmente Corbin a trovare la vittoria, o se Big E avrà per certi versi qualcosa da ridire a questa nuova alleanza. Vediamo dunque appunto se questa nuova partnership insomma tra Zayn e Corbin partirà bene o insomma morirà sul nascere, ecco, diciamo così, fatemi passare ovviamente i termini. Scusate un attimo, ragazzi, la classica notifica da cellulare, che tra l'altro ne sono arrivate poche stamattina, quindi non lamentatevi. Ne stanno arrivando poche stamattina. No, si scherza, ovviamente ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Allora, ragazzi, vediamo un po' cosa succede, insomma, tra l'ex re SmackDown, il nostro ex King Corbin, ora solo Baron. Lo vedete, ragazzi, nella realtà, ecco, tra virgolette, ultimamente Corbin ne sta subendo di tutti i colori. Devo dire, ragazzi, che insomma, sta insomma avendo, diciamo così, delle disavventure mica da ridere, sempre con in chiave storyline, che sia chiaro. Poi, ragazzi, ha perso la corona, ha perso la macchina, ha perso, tra virgolette, molti soldi investiti, quindi insomma ha perso molti investimenti, ecco, diciamo così, no? Ha perso addirittura la casa, la moglie sembrerebbe averlo allontanato, perché nell'ultima puntata di SmackDown, in un promo contro Cena, attenzione che qua Sami Zayn mette i puntini sull'i, ragazzi, e grazie a questo Corbin ne approfitta. 1, 2, 3, 1. Uno solo. Attenzione però che Corbin prende un vantaggio grazie a Sami Zayn. Tanto comunque a parlare del vero Baron Corbin, sapete insomma, 2 settimane fa, 15 giorni fa, Corbin era stato colpito nel backstage involontariamente, lì dove non batte il sole dal
proiettile, insomma, sparato dal calarmato di Shotzi Blackheart. E settimana scorsa nel promo fatto con insomma di nel promo fatto, ecco, tra virgolette, all'inizio show con John Cena, vi ricordate che Corbin ha detto, ci ha informato, ecco, per certi versi, che il che insomma la moglie l'aveva momentaneamente lasciato perché lui non riusciva, ecco, insomma, ad adempiere ai suoi ruoli, insomma, da marito, perché appunto purtroppo aveva avuto problemi lì, insomma, dove non batte il sole, grazie, o meglio per colpa del caro armato di Shotzi. E vabbè, ripeto, disavventura mica da ridere per il nostro signor Corbin. Però è anche vero che da una parte un po' se lo merita, perché quando era re, insomma, ha sempre voluto fare il gradasso, ha sempre voluto fare il bullo di quartiere, diciamo così, e se vogliamo andare, non è che sta migliorando neanche più di tanto, perché lui comunque continua a chiedere aiuto, però poi è vero che lui comunque si continua a comportare male. L'abbiamo visto, insomma, l'ultima puntata di SmackDown, dove è interferito a, diciamo così, insomma, a rompere le uova nel paniere al nostro Finn Balor. Dunque, per certi versi, Corbin si merita tutte le disavventure che sta avendo e altro. Ovviamente si parla sempre in chiave storyline, ragazzi, questo è ovviamente sempre chiaro. Quando si parla di wrestling si parla sempre in chiave storyline, in gimmick. Attenzione che qua l'arbitro è stato travolto da Corbin involontariamente. Zayn potrebbe anche dire qualcosa, si sta rialzando subito, attenzione, cerca un braccio slam Corbin, non gli va, schiva tutto, non gli passa ancora. Allora Big E ne approfitta con un follow slam, no, una Oklahoma Stampede però modificata. Provo lo schienamento 1, provo lo schienamento 2, non arrivo neanche al 2, solo uno si ferma lì. Attenzione ragazzi a Corbin. Big E però sembrerebbe più sveglio, lo butta fuori. Attenzione qua che l'arbitro potrebbe procedere al conteggio e quindi potrebbero succedere cose spiacevoli, ecco, diciamo così, insomma. Ma Corbin risolve tutto puntando su Big E sul ring. Corbin ancora con un pugno diretto che va a vuoto. Allora Big E ne approfitta con un colpo nello stomaco. Corbin scappa su, invita Big E. Qua ragazzi si stanno, Corbin cerca di ciurlare nel manico e infatti ce la fa. Devo dire che riesce, insomma, ad imbrogliare Big E. È lento per salire sul ring, ma Big E è lento anche lui ad alzarsi. Allora niente, Corbin più lento di Big E. Credo che il match possa essere direzionato, direi, tra virgolette, insomma, dalla parte di Big E. Big E però lo vuole buttare fuori. Cosa in mente? Non ne mente niente, Corbin lo ributta su. Attenzione che Corbin ha la speciale, l'ha anche Big E però, attenzione che, infatti eccola qua, forse follow with slam, no, backbreaker, prolungata però lo tiene, gliene tira un'altra forse, sì, eccolo qua, due backbreaker consecutive. Prova allo schienamento, Corbin si è dato subito, niente, c'è slam molto lento da parte del signor Corbin, che appunto non riesce a prendere, allora Big E lo butta fuori. Attenzione che Corbin è nei guai, come vedete non ha più, diciamo così, schivate nel suo arsenale. Allora Big E incita un po' il pubblico, Corbin con un pugno, poi un toss da parte di Corbin. Corbin che ora spallata sul the block da lì di Big E. Sono ragazzi che qua il match potrebbe anche concludersi con un bel nulla di fatto. L'arbitro sta contando, dunque attenzione che l'arbitro sta contando contro il paletto, signori, e lo tira su, sì, lo manda sul ring, lo rialza, non lo rialza, attenzione ragazzi, arriva la big splash di Big E, ragazzi, potrebbe chiudere il nostro Big E, potrebbe chiudere 1, 2 e 3, no, ne esce Corbin. Baron c'è. Ancora, ma Corbin va a vuoto. Big ending, qua è finita. O arriva Semi, o qua è finita. 1, 2, ne esce.
Attenzione ragazzi, attenzione, ne esce, ne esce, ne esce, ma però Colby, no, schiva, schiva Colby, schiva, ne è uscito comunque Colby ragazzi, che cosa ha fatto, che cosa ha fatto, end of days, end of days, basterà, basterà, 1, 2 e 3 ragazzi, è finita, è finita, è finita, è finita. Non mi fa allora Ari che mi scrive non mi fa donare, strano Ari, riprova, riprova, prova a vedere, strano, strano, perché l'altra volta il nostro l'altra volta il come dire il nostro Becky aveva donato, quindi dovrebbe essere tutto a posto. Prova, riprova a rivedere, prova a rivedere. Qui c'è il link, se fai il link qua, fai il link qua in se tu fai qua in chat punto esclamativo donazioni, ti viene il link e da lì poi ti porta eventualmente sul insomma sul link per donare, ecco, tra virgolette. Quindi prova, prova a vedere quel link, prova a fare punto, diciamo così, esclamativo, ecco, donazioni, e prova, prova a vedere, prova a vedere, prova, prova a vedere, prova a vedere se tu fai punto esclamativo, ripeto, se tu prova a fare punto esclamativo donazioni. Ecco, te lo faccio io, te lo faccio io. Allora, punto esclamativo, donazioni. Ecco qua, ecco qua. Te l'ho fatto io, ecco qua. Qua, come vedi, c'è il link in chat ora per... Ah, aspetta, la cosa più non si può usare. Aspetta un attimo. Allora, aspetta, la cosa più non si può usare... E credo, non lo so, prova a vedere, ma però credo di no, non lo so. Prova a controllare, credo però con PayPal, credo, però non ne sono sicuro. Prova un attimo a controllare, prova a controllare. Non ne sono sicuro, non ne sono sicuro. Prova a controllare. Prova a controllare bene, perché non lo so, credo con PayPal comunque, credo con PayPal. Intanto ragazzi bevo, perché carica, ma ha riscattato il bevi, quindi beviamo. Grazie, ci voleva. Grazie, grazie, grazie. Ci voleva, ci voleva, ci voleva. Ci voleva. Comunque, prova a vedere, prova a vedere. Prova. Guarda bene, diciamo. Ecco. So che non è. Devo dire, facile donare. Anche l'altra volta, Beck, insomma, ha avuto un po' di, come dire, di problemi, ecco, tra virgolette. Poi, però, aveva. Ce l'ha fatta, insomma, ce l'aveva. Era riuscito, ecco, a donare, ecco, tra virgolette. Quindi, non lo so, prova a vedere, prova a vedere. Tramite il link, vabbè, se tu clicchi poi sul link ti verranno fuori ovviamente i vari, come dire, i vari passaggi, insomma, li guardi bene, ecco, tutti, e segui, insomma, tutti i passaggi, ecco, tra virgolette, che ti mettono, insomma, tra virgolette, da seguire. Dovresti farcela, prova a vedere, Arik, prova a vedere. Allora, ragazzi, vince Corbin, dunque parte bene la, insomma, l'alleanza con Sami Zayn. Scusate, ragazzi, parte bene. Se ovviamente c'è qualcosa che non va, Arik, fammelo ancora sapere, mi raccomando. Se non ce la fai, ovviamente, fammi sapere. Se c'è qualche problema, ovviamente, ripeto, Arik, fammi sapere, che sia chiaro, sono ovviamente qua per questo, ecco, tra virgolette, ci mancherebbe altro, anzi, per l'amor di Dio. Allora, detto questo, ragazzi, stavo appunto dicendo che parte bene Baron Corbin che riesce a vincere, insomma, il suo match contro Big E, quindi parte bene l'alleanza tra Corbin e Sami Zayn. Zayn comunque il suo, diciamo così, zampino, insomma, ce l'ha messo, dunque va bene, interessante, interessante. Quindi andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti, che ne vedremo nelle belle, credo, tra insomma, questi team nelle prossime settimane. Ragazzi, arriva Sasha e diciamo così, finalmente boss time, arriva Sasha, che ovviamente avrà qualcosa da ridire dopo la purtroppo sconfitta che ha diciamo così, insomma, che ha subito in quel di Money in the Bank proprio contro Bianca Belair. Ha provato l'assalto al titolo ma non ce l'ha fatta. Allora ragazzi, vediamo ora cosa avrà da dire Sasha. Andiamo, ricordiamoci che poi Sasha ovviamente la rivedremo poi prima del main event in un Tornado Tag Team Match insieme a Bayley contro proprio Bianca e Liv Morgan. Vediamo un po' cosa c'ha da dire la nostra
Grande Ari, grande. Grande. Okay. Eccola qui, zitti, con tutto il becco, lei logicamente dice a tutti di stare zitti, dice a tutti di stare zitti, insomma, in generale. Dunque, Ari, ce l'hai fatta, forse, non so, non so se ce l'hai fatta o meno, non lo so. There's a superstar who doesn't lack confidence. Ah, forse sono riuscito, ah, ok. Sì, purtroppo non so, non è molto... Ah, forse ci sei riuscito. ci vuole un po', ci vuole un po', ci vuole un po'. Chiedo venia, ragazzi, ma purtroppo è un po' così, insomma, è un po' così. Lo so che è un po' così, devo dire la verità. Non lo so. Vabbè, devo dire, qua non è arrivato niente, Ari, quindi non lo so se è riuscito, perché non mi è Absolutely arrivata la not a notifica, superstar. devo dire la verità. Non lo so. Okay. Non lo so, Ari, non lo so, perché ripeto, è un po' un casino, ecco, tra virgolette. Non lo What so, are you io non. talking Diciamo about? che non ti posso confermare, ecco, non mi è arrivata la notifica, quindi non lo so, non so dirti. Non so dirti. Allora, lei ovviamente chiama la campionessa di SmackDown sul ring e dice: Uè, vieni su un attimo che ti devo parlare. I had a feeling you would Bianca step arriva, this non up. ha You're paura, calling insomma, the di first time out to confrontarsi see con what's going la on here. nostra Sasha. Insomma, c'è una rivalità abbastanza accesa tra di loro, lo sapete, nelle ultime settimane si sono più volte, insomma, scontrate, sono più volte arrivate alle mani Sometimes it's hard to get a word in e vediamo, edgewise. ragazzi, vediamo un Might want po'. to check the Allora, audio aspetta un after the secondo, match. mi ricordo di vedere ciò che... beh, sì, questo sì. Qua Bianca gli dà della ladra, non so perché, devo dire la verità. A me, francamente, non mi pare che Sasha abbia, diciamo così, insomma, rubato niente, ecco, tra virgolette, ma tant'è, non lo so, non lo Kicking it so. off with style. Non lo so, non lo Bad so. doesn't even get Lei dice che è into the driving point irritante, between these ok. superstars. Vabbè, qui c'è un po' di, insomma, maretta, ecco, tra di loro e... Boh, è così. Mentre la rivalità sta scaldando, insomma, la rivalità si sta scaldando, ripeto, tra di loro. Poking the bear. Non lo so, non lo so. Ovviamente avrà sicuramente un altro match per il titolo. E penso che il match che ci sarà, insomma, la prossima volta tra di loro possa essere un match anche a stipulazione speciale, ecco, diciamo, a mio avviso. An angry reaction Perché, from an vabbè, insomma, angry lo sappiamo, superstar. ecco, diciamo che, Okay. insomma, non può finire tutto, diciamo così, solamente con un match, ecco, diciamo, no? Sicuramente avremo bisogno di altri match, ecco, tra virgolette, per decretare. Ti ho seguito su TikTok? Ah, ok, grazie, grazie Well, the table is set. mille. Grazie, Well, grazie, grazie I'm Ari, certain grazie you'll be mille. out the door. Gentilissimo, gentilissimo, gentilissimo Arik, grazie. Grazie mille, grazie mille del follow su TikTok. Grazie, 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 grazie Arik, grazie, grazie, grazie. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Gentilissimo, gentilissimo. Per quanto riguarda, diciamo così, la donazione ce l'hai fatta o non ci riesci? Va bene, non ti preoccupare, che sia chiaro. Voglio solo sapere se c'è qualche problema in modo da... come dire, intervenire, ecco, diciamo così, anche su Instagram. Bene, bene, grazie Arik. Grazie mille, grazie mille. Ah, però ieri, ah sì, no, sì, ho visto, ho visto, ho visto. Su Instagram ho visto, sì, ho visto, ho visto, ho visto. Just Ho like visto that. ieri, ho visto. Allora ho visto, sì. Okay. Mi ero accorto, mi sono accorto, mi sono accorto. Quindi grazie mille di avermi seguito, insomma, un po' da tutte le parti, ecco, tra virgolette, grazie. Gentilissimo, gentilissimo, gentilissimo. E niente, fammi sapere eventualmente se ci sono problemi con le donazioni, ecco, ripeto, non per nient'altro, insomma, solamente per sapere se eventualmente c'è qualche problema, ecco, tra virgolette, allora devo eventualmente, insomma, mettere a posto alcune cose, ecco, diciamo. Mi interessa saperlo per quello, ecco, insomma, per cercare, ecco, eventualmente di facilitarvi, ovviamente, se volete, per certi versi,
insomma, donare cose varie. Quindi, se c'è qualcosa che non va, fammi sapere, Ariche, se eventualmente non ci sei riuscito, fammi sapere come mai, ecco, nel senso cosa c'è che non funziona. Ecco, almeno così provo a. Ah, non prende la PostePay. Ah, capito, capito, capito. Ah, ho capito, capito. Quindi no. Ora vabbè, allora dovrò aggiornare. Ok, grazie, Ari, che me l'hai detto. Ecco, è quello infatti che mi interessava. Bene, bene, allora aggiornerò. Dovrò aggiornare. Ora aggiornerò. Quando viene la mia mamma. No, vai tranquillo, Ari, vai tranquillo, ci mancherebbe. No, no. Vai tranquillo, no, no, tranquillo, devo aggiornare, aggiornerò sicuramente io insomma, le varie modalità, poi controllerò. Grazie che me l'hai fatto sapere, ti ringrazio tanto, almeno così appunto posso, è per quello che infatti mi, ecco, interessa, no? Nel senso che almeno così mi interessa appunto sapere appunto cosa va, cosa non va, in modo da, diciamo così, insomma, andare a mettere a posto le cose. Quindi grazie che appunto mi hai fatto sapere questa cosa. Quindi ovviamente fine live, ovviamente adesso non mi metto adesso, se no altrimenti vi do fastidio, ecco, nel senso non perdo tempo qua in live assolutamente. No, ok, grazie, no, ma grazie a te, ci mancherebbe. Grazie a te, ma figurati. Grazie a te del supporto, grazie a te. Grazie mille a te, anzi, ci mancherebbe altro. Sono io che ti ringrazio, sono io che ti ringrazio del supporto e ripeto, quando sono offline, ovviamente adesso, ripeto, non mi metto qua in live, insomma, a fare queste cose, se altrimenti insomma, vi romperei le scatole e basta, no? Allora, quando vado offline, provvederò, insomma, ad aggiornare le varie, come dire, modalità, ecco, diciamo così, di donazioni, ecco, in modo che almeno così vi facilito, ovviamente, insomma, le varie, vi insomma, rendo più facile, ecco, diciamo così, donare, perché devo dire che, insomma, sono alle prime armi, quindi chiedo che ovviamente venia. Devo dire che sono alle prime armi, allora so che c'è ancora molto da modificare sul canale, c'è ancora molto da lavorare. Allora, ovviamente, alcune cose purtroppo funzionano un po' così e cos'ha, ecco, diciamo. Allora, grazie a voi, insomma, appunto, che mi aiutate ad intervenire appunto sui punti, diciamo così, appunto, che non vanno, riesco appunto poi a mettermi alla pari. Ecco, quindi ripeto, grazie mille appunto dell'avviso, Ari, che. Ripeto, offline andrò a, diciamo così, insomma, intervenire su, la modalità donazioni. Ecco, grazie mille. Grazie. Detto questo, ragazzi, andiamo avanti con lo show. Abbiamo un match molto molto importante tra Kevin Owens e Apollo Crews. Il match, come vedete, ragazzi, è un no holds barred. Che cos'è questo? Che stipulazione è il no holds barred? Beh, è semplicemente un match senza squalifica, un match senza squalifica dove tutto è lecito, dunque non ci sono squalifiche, non ci sono conteggi fuori. Da qua, ragazzi, deve uscire per forza un campione, deve uscire per forza un campione, ovviamente, ragazzi, ovviamente, per schienamento e sottomissione. Quindi il campione uscirà da qua solamente per schienamento e per sottomissione, dunque non ci sono altre scappatoie. Allora io, ragazzi, direi di andare a buttarci nella mischia. Titolo intercontinentale in palio: Kevin Owens contro Apollo Crews. Vediamo, ragazzi, chi esce da questo match come campione intercontinentale. E ricordiamoci, ragazzi, che dopo questo match un Fatal 4-Way tra Nakamura, Rollins, Mysterio e Balor per decretare il nuovo contendente al titolo intercontinentale. Dunque bisogna stare attenti, dovrà stare attento il campione che esce da qua, perché avrà già, diciamo così, insomma, il mirino puntato sulla schiena. Tanto arriva una snap suplex da parte di Apollo Crews. Ricordo, ragazzi, che questa è la seconda opportunità di Kevin Owens per il titolo, dunque se non dovrebbe farcela adesso, beh, insomma, direi che Owens è fuori dal giro titolato, anche perché poi Apollo se la dovrà vedere appunto con il vincitore del Fatal 4-Way. Se invece vincerà Kevin Owens, allora eventualmente Apollo potrà in futuro avere sì un rematch, ma bisognerà stare attenti ovviamente anche al, ripeto, vincitore del Fatal 4-Way che arriverà dopo questo match.
Vediamo ragazzi se useranno meno armi o oggetti contundenti o chi più ne ha più ne mette. Vi ricordo che tutto è possibile. Ovviamente io non sono io ecco, a decidere se fargli usare oggetti o meno, quindi stiamo a vedere come insomma lotteranno, ecco, vediamo come lotteranno ragazzi. Ricordo però ragazzi che lo schienamento barra la sottomissione dovrà per forza avvenire però all'interno del quadrato. Non possono, ecco, tra virgolette, schienarsi, diciamo così, insomma, o sottomettersi al di fuori del ring, ecco, insomma. Allora, Arik, scusa, non l'avevo visto. Allora, ma tu, allora, non ho visto la domanda, perdonami, Arik, ti rispondo su. Allora, ma tu Twitch lo fai di lavoro? Scusa se vado troppo sul personale, se vuoi rispondere solo per domanda. No, no, ma perché? Figurati, non è. Ti rispondo volentieri. Allora, cerco, diciamo così, cerco di farlo per lavoro. Diciamo che sì, ci sto provando, ecco, diciamo, ci sto provando. Non so se ci sto riuscendo, ecco, attualmente, con risultati positivi o meno. Ci proviamo, ecco, ci proviamo. Ovviamente siamo, diciamo così, ancora lontani, ecco, diciamo così, insomma, dal essere per certi versi un lavoro effettivo, ecco, diciamo, insomma, sì, insomma, diciamo che prima di tutto lo faccio per passione, ecco, diciamo così, lo faccio, infatti, sono approdato, ecco, fammi passare il termine, sono approdato su questa piattaforma, innanzitutto per passione del wrestling. Passione verso il wrestling, verso la WWE in particolar modo, che ovviamente risale dal lontano 2005. E allora ho deciso, ecco, grazie appunto a Twitch, di condividere, ecco, diciamo così, insomma, questa mia passione, ovviamente con voi. E ovviamente, insomma, se poi, insomma, il tutto, ecco, diciamo, si trasforma, ecco, si trasformerà in un lavoro, diciamo così, a tempo pieno, beh, ben venga, ecco, tra virgolette. Diciamo che, vabbè, parlare proprio ora, ecco, diciamo al giorno d'oggi di lavoro, direi nì, ecco, diciamo, nel senso, certo, c'è del lavoro dietro, ovviamente sì, però devo dire che, vabbè, attualmente io non. Insomma, per certi versi non sto guadagnando nulla, ecco, tra virgolette, da Twitch, devo dire la verità, ecco, perché ovviamente, insomma, siamo, insomma, solamente all'inizio, ecco, dunque spero, ecco, per certi versi che un giorno possa, perché no, ecco, dico la verità, diventare effettivamente il mio lavoro, tra virgolette. Ci proviamo, Arik, ci proviamo. Ci proviamo. Ovviamente bella domanda, comunque bella domanda, devo dire la verità, sono contento, sono sincero, quando mi fate domande di questo tipo, quando mi fate domande, ecco, diciamo così, importanti come questa, è un piacere appunto rispondere a queste domande. Quindi bella domanda, complimenti Arik, niente da dire. Tanto ragazzi, qua Pollo. Scherzando, Apollo qua mi sa che sta per andare a vincere il match perché gli è arrivata qua. Attenzione, shooting star press, standing ovviamente shooting star press per correttezza. Uno, due, e mi sa che è finito il match. No, no, devo dire ragazzi che mi aspettavo armi nel match, ma devo dire che non è arrivato nulla, non è arrivato nulla, ma arriva la finale di Apollo. Ecco cosa arriva. No, non viene ribalta, attenzione. Attenzione ora che Kevin Owens qua potrebbe anche dire la sua. Pop-up powerbomb. Pop-up powerbomb. Pop-up powerbomb. È finita, nuovo campione. Uno, due e tre. Abbiamo un nuovo campione, ragazzi. Abbiamo un nuovo campione. Abbiamo un nuovo campione. Allora, per me sei un bravo. Per me sei un bravo e intrattieni. Oh, grazie, grazie. È molto. Allora, per me sei un bravo e intrattieni molto. Grazie. Sai qual è il problema? Che rete siamo pochi, ne sono. Nel mondo del. Beh, quella hai ragione, sì.
Ah, sono bravo. Sì, vabbè, tranquillo, Ariga. Avevo capito. Il correttore, che vabbè, ormai non ti preoccupare, avevo capito, ci mancherebbe altro. Tanto ormai lo sappiamo che eventualmente insomma, i correttori, come dire, ci fanno scrivere. Tranquillo, avevo assolutamente capito. Beh, allora, prima di tutto ti ringrazio per i complimenti. Grazie davvero. Grazie, vi ripeto, grazie. È bello sapere, insomma, che da una parte voi insomma apprezzate, potrei dire, il mio lavoro. Comunque sono contento che lo apprezziate, quindi grazie mille, ovviamente gentilissimo, mi fa ovviamente solo sì, esatto, sì, correttore ormai va bene, anche specialmente sul cellulare, specialmente scrivi una cosa, ne scrive un'altra, mi è capitato un'infinità di volte poi di cancellare il messaggio e riscriverlo perché era sbagliato. Vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Comunque, per quanto riguarda, quindi ripeto, grazie per i complimenti, grazie mille, però è vero, hai ragione, però il problema è quello, sì, posso concordare al 100% con te, perché è vero, sì, il wrestling purtroppo, specialmente, aggiungo io, qua in Italia, ovviamente siamo in pochi, ecco, tra virgolette, che lo... diciamo insomma che lo guardiamo, che lo seguiamo, ecco, diciamo così, assiduamente, ecco, tra virgolette, però devo dire, ragazzi, che io voglio insomma continuare su questa strada, ecco, diciamo che non mi fatemi passare il termine, non mi vendo, ecco, tra virgolette, insomma, alla mischia, ecco, fatemi passare il termine, del porto Fortnite, porto Warzone, perché sono quelli che vanno di moda. Sarebbe facile per certi versi, ecco, leggi questo messaggio e fai quello che ti dice. Esatto. grande Ari. E stavo dicendo, quindi, che appunto non, insomma, non ci, ecco, diciamo, sarebbe facile insomma portare Warzone, portare Fortnite, che sono ovviamente i giochi che vanno di moda. Però devo dire che insomma io seguo la mia passione, non la moda, ecco, tra virgolette. Dunque la mia passione è il wrestling, è la WWE, allora io continuerò insomma su questa strada, ecco, tra virgolette. Dunque che dire, spero ovviamente che voi continuerete a sostenermi, ecco, tra virgolette. Allora, fai la da, no, non dici, ci dissociamo, quindi no, non facciamo la da, ci dissociamo. Allora, andiamo avanti, grande Ari, simpaticissimo come sempre. Fatta for way, ragazzi, eccolo qua, ne abbiamo parlato. Quindi, ragazzi, abbiamo un nuovo campione intercontinentale, che è Kevin Owens. Dunque Apollo perde il titolo. ci dissociamo, facciamo finta di niente. grande Ari. Allora andiamo avanti. Fatta for way, ragazzi, qui per decretare il prossimo sfidante di Kevin Owens. Ci abbiamo dentro dei pezzi da 90, ragazzi, come vedete abbiamo Finn Balor, abbiamo Shinsuke Nakamura, abbiamo Rey Mysterio, abbiamo Seth Rollins, pezzi, ripeto, da 90, assolutamente i, insomma, quattro dei migliori lottatori dell'intera WWE. Questo match secondo me lo vince, dice Nakamura. Vediamo se ci prendi. Io penso, non lo so, dai, andiamo di pronostici. Allora tu mi dici Nakamura, allora io prendo Seth Rollins. Io prendo Seth Rollins. Allora, facciamo così, Ari. Tu prendi Nakamura e io prendo Seth. Se ti va bene, facciamo così, se ti va bene. So, se vuoi prendere te Seth Rollins, vabbè, prendi io Nakamura. Allora, non so, decidi tu. Tu prendi Nakamura o Seth Rollins, dai. Prendine uno tu, che poi l'altro lo prendo io. Perché sì, secondo me sono i più probabili, più papabili, perdonatemi, a vincere, insomma, il match.
E vediamo infatti subito che Nakamura prova a schienare Seth Rollins. Vai, ok, vediamo allora. Io prendo Rollins e tu quindi Arik prendi Nakamura, vediamo. Adesso vediamo, adesso vedrai Nakamura, ok. Vedrai che sbaglieremo e vincerà Finn Balor. Io me lo vedo che vedrai che non ci azzecca nessuno e vincerà Finn Balor, Rey Mysterio, perché da una parte quello è. Dai, vediamo chi vince. Vediamo insomma chi ci prende. Rollins, attenzione che c'è proprio la sfida tra Rollins e Nakamura, quindi è proprio una sfida, insomma, come dire, in primo piano, ecco, per noi, perché i nostri, insomma, due, diciamo così, prediletti stanno lottando contro, attenzione. Tanto, torna anche Rey Mysterio, però Rey Mysterio scende il coraggio subito. Cosa sta facendo Rey? Finn Balor, tanto sì, sì, niente. Balor schiva tutto, è codebreaker da parte del nostro Finn. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo però che è fatta fuori ovviamente il primo che ovviamente ottiene lo schienamento barra sottomissione, ovviamente vince il match, comunque non è eliminazione, ecco, tra virgolette, quindi il primo che schiena barra sottomette l'avversario vince. E anche aggiungo che lo schienamento barra la sottomissione vale solo all'interno del ring, non ovviamente vale all'esterno. Intanto qua arriva un super kick da parte di Seth Rollins. Rey Mysterio se ne vuole approfittare. Seth, bravo, che devo vincere la diciamo così scommessa, insomma, su di te. Quindi mi raccomando, Seth, non tradirmi. Qua arriva una power per uno schienamento, sale, viene fuori, insomma, il conteggio solamente di uno. Ah, devo bere, non avevo visto. Devo bere, scusa Arik, non avevo visto, se ovviamente non vedo, sai che secondo me vinci te, dici, ma non è detto, attenzione agli altri due, tanto bevo un goccio, quindi alla tua Arik. Signore, c'è lo Storm di Rollins, io non vorrei, ma nemmeno se non esce. Dannazione. Attenzione che arriva la 619. Qua arriva la 619. Poi mi sa che vado. Rollins le apre. Gliela schiva Rollins. Attenzione, ragazzi, che qua. Bello che fa. Qua arriva una short run close line. Attenzione alla Nakamura. Il tuo Nakamura, Arik, intanto. Attenzione a Nakamura. Viene appeso. Finn Balor, tra l'altro, è quello che sta facendo meno. È quello che è il meno meritevole, a mio avviso, della vittoria. Stiamo attenti che poi magari sarà proprio lui a vincere. Tra l'altro, perché funziona sempre così in match a più uomini. Quello meno, diciamo così, meritevole è quello poi che vince. Dunque, stiamo attenti. Tanto Rollins si addormenta sul paletto. Rosette. Fai il bravo, per favore. Fai il bravo. Fammi vincere. Cosa succede? Qua arriva un backdrop sul pro ring. Sì, esatto. Attenzione a Mysterio, Frost Splash. Qua mi sa che va a vincere Mysterio. Uno, due, ha vinto Rey, ragazzi. Tra l'altro si è stato schierato proprio il mio set. Non è possibile, ragazzi. Buh, non è giusto, ragazzi, non accetto. Adesso rifacciamo il match con la vittoria di 7. No, scherzo, ci mancherebbe. Comunque no, tra l'altro è stato schierato proprio il mio prediletto, non lo so, vince Mysterio, ragazzi. Quindi Kevin Owens contro Rey Mysterio, che pensate di questo match? Cosa pensate di questo match? Secondo voi potrà uscire una bella rivalità, un bel match tra Kevin Owens e non lo so cos'è dire, ci sono rimasto male. Non è giusto, cavolo, però non è giusto. Almeno, vabbè, tu Nakamura non ha vinto, però non è che è stato pinnato, invece il mio addirittura è stato pinnato addirittura.
Vabbè, non lo so, non è giusto, non è giusto, non è giusto. Io quando Rey Mysterio andrà per il titolo contro Kevin Owens, gli tiferò contro Kevin Owens, perché Rey Mysterio mi ha francamente deluso. No, si scherza, ci mancherebbe altro, si scherza. Ragazzi, abbiamo un Tornado Tag Team Match tra la nostra Sasha Banks e Bayley, quindi le Boston Duck Connection, le Golden Role Models e la squadra, il team formato da Bianca Belair e Liv Morgan. Perché questo match? E abbiamo unito un po' le due rivalità, no? Allora, abbiamo visto che Bianca Belair e Sasha Banks sono ai ferri corti, però lo sono anche dall'altra parte Bayley e Liv Morgan. Una Bayley e Liv Morgan che qualche settimana fa se l'hanno affrontate in un uno contro uno e a sorpresa, devo dire la verità, almeno per me è stata una gran sorpresa, ha vinto Liv Morgan. Quindi attenzione ragazzi, attenzione a queste quattro ragazze, perché è anche vero che oggi Liv è alleata di Bianca e Bayley è alleata di Sasha, però si sa mai che in futuro potrebbero anche loro pretendere qualcosa da Bianca Belair o eventualmente dalla nuova magari prossima campionessa, che potrebbe probabilmente essere Sasha, se Sasha ovviamente sfrutterà la sua seconda possibilità come ha fatto Kevin Owens. Kevin Owens aveva perso alla prima occasione, poi però si è approfittato, diciamo così, insomma, della seconda opportunità, della seconda chance, andando proprio a battere, come abbiamo visto prima, Apollo, diventando quindi nuovo campione intercontinentale. Ora se la dovrà vedere con Rey Mysterio, però attenzione perché anche Apollo dovrà giustamente avere il rematch. E qua ragazzi, ovviamente Sasha chiaramente è ad un bivio, insomma, il prossimo match che avrà contro Bianca sarà un po' uno spartiacque. Se riuscirà a vincere contro Bianca, appunto, allora tornerà campionessa ed eventualmente quindi coronerà il suo sogno di, appunto, tornare campionessa, diventare campionessa di SmackDown. Se invece dovrà abdicare per la seconda volta, allora è ovvio che altre ragazze come Bayley o Liv Morgan potrebbero per certi versi dire la loro, e quindi Sasha potrebbe un po' perdere il treno, fatemi passare il termine. Stiamo dunque prima di tutto a vedere chi vincerà questo match, perché anche è vero che se il match dovrebbe essere vinto dalle Hill, quindi da Bayley e Sasha, allora eventualmente anche Bayley potrebbe prendere, diciamo così, insomma, avvicinarsi al titolo rispetto a Liv. Se invece dovrebbe vincere il team tra Liv e appunto Bianca, allora è Liv che si può avvicinare di più rispetto a Bayley al titolo di Carmella, anche se Carmella, buonanotte, di Bianca, anche se Bianca quest'oggi è il suo partner, insomma, diciamo che quando si ha il titolo, insomma, alla vita, è chiaro che tutti ne vogliono un pezzo, ed è chiaro quindi che tu hai un bel, diciamo così, insomma, mirino ovviamente sulla schiena, un po' come dice sempre il nostro buon vecchio John Cena. Qua ragazzi, vabbè, le regole sono abbastanza semplici, come vedete ragazzi è un tornado tag, dunque non ci sono cambi, tutte e quattro le atlete sono all'interno del ring, però ragazzi vi ricordo che ci sono squalifiche e ci sono ovviamente diciamo così, insomma, il rope break, cioè sono le corde, insomma, che possono aiutare ad uscire da schienamenti e barra sottomissioni. Intanto l'arbitro è stato messo KO, ma sembrerebbe essersi già ripreso. Bene, prova una sottomissione su Liv Morgan, diciamo che come qua arriva la KOD, o mi sbaglio io? No, è una torture rack, è una torture rack che Bene prova a liberare, ma non ce la sta facendo. Sì, ce la sta facendo, aiuta Sasha, dunque riesce ad uscirne, interessante. Sasha ora si fa, insomma, se la tira un po', ricordando a tutti che è la boss. Arriva un lariat, arriva un altro lariat, poi arriva un dropkick. Liv, devo dire che è abbastanza in difficoltà. Bianca esce, Bayley però
Bailey però non riesce a impedire a Bianca di intervenire sul pin di Sasha. Allora Bianca libera Liv, ora Bianca, ora Sasha si defila un po', Bailey è un po' nei guai, Bailey la speciale, arriva la bankrupt di Sasha Banks, è da tanto che non la utilizzo più questa mossa, devo dire la verità. E qua Liv però provava a schienare Bailey, 1-2, Bailey ne esce, tanto Sasha c'era, però devo dire la verità, Sasha era intervenuta comunque, Bianca in difficoltà, lo è anche Liv, non sono tanto messo meglio anche gli altri, devo dire la verità, qua arriva un running bulldog da parte di Sasha Banks. Quindi insomma le rivalità si stanno per certi versi insomma facendo vedere, ragazzi, come vedete Bianca con Sasha mentre Liv con Bailey. Bianca intanto si incazza, fatemi passare il termine, intanto qua schienamento di Bailey, 1-2-3, Bianca subito, ragazzi, velocità stratosferica di Bianca, è stata un flash, diciamo così, Bianca. Allora qua arriva la running power slam da parte della Belair su Sasha Banks. Tanto qua arriva anche però la combo di Bailey, tanto che qua però Bianca prova lo schienamento, 1-2-3, Sasha ne esce, Bailey non poteva intervenire, Bailey cosa fa? Arriva una... non male, sì, una neck breaker o back breaker, non ho visto bene dove la ragazza ha colpito, quella col ginocchio, devo dire la verità, comunque questa mossa devo dire che la fa anche Kazuchika Okada, devo essere sincero, nel gioco per quella nella realtà, aggiungo io perché Bianca forse nella realtà non la fa, devo dire la verità. Tanto qua c'è il pin su Liv, 1-2, arriva ancora Bianca Belair a liberare tutto. Bene, intanto esce, quindi lascia Sasha da sola, attenzione che ora Sasha qua potrebbe anche abdicare. Liv che fa? Liv niente, Sasha ce l'ha per tutti, no, Liv schiva il backdrop. Arriva una specie di zigzag da parte di Liv Morgan su Bailey, ma Bailey francamente fa per certi versi finta di niente, non incassa minimamente il colpo. Allora Sasha che fa? Sasha prova a far qualcosa, Enziguri kick da parte di Liv Morgan, rialza Sasha. Bianca intanto, qua arriva una head scissor, sì, Bianca prova lo schieramento, 1-2, mi sa che è bella andata. E infatti, sì ragazzi, vincono Bianca Belair e Liv Morgan, pin di Bianca su Bailey. Dunque vabbè, Sasha è vero che perde, però è anche vero che viene non viene pinnata lei, ecco, tra virgolette, dunque il suo status, ecco, fatemi passare il termine, da come posso dire, da sfidante, ecco, diciamo così, da number one contender a Bianca, devo dire che non viene intaccato. Intanto non ho capito per quale motivo io questa mattina non ho le theme song dei vari lottatori, vabbè, pazienza, il nostro gioco, il nostro WWE 2K20 ha deciso così, va bene, ce ne faremo una ragione. Qui ragazzi quindi vincono, Liv quindi riesce per certi versi dunque a insomma, diciamo così, insomma, mettere i puntini su lì. Bailey quindi si allontana un po' dal titolo, ma nulla è mai detto. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti perché ovviamente qua abbiamo il main event. Abbiamo il main event della nostra puntata di SmackDown. Abbiamo un tag team match, ovviamente un table tag team match valevole per i titoli di coppia, rematch dunque per gli Uso. Una volta puoi fare tutte le superstar più forti, in che senso posso fare le superstar più forti? Non ho capito, ecco, nel senso, cosa intendi? Chiedo Venia, ma non ho capito cosa intendi. Intanto qua abbiamo quindi un match titolato, rematch, vi ricordo ragazzi che avevamo avuto proprio questo match, no, perché vediamo quasi un table match, avevamo avuto qualche settimana fa insomma un match tra questi due team con gli Uso che difendevano contro gli Street Profits, e gli Street Profits che erano riusciti a battere gli Uso e quindi a diventare campione di coppia. Ora c'è il rematch, però questa volta è un match a stipulazione speciale, cioè un table match tag team, ovviamente.
tipo Braun Strowman, Randy Orton, eccetera. Quindi tu sì, intendi dunque un match con tutte le superstar, diciamo, più forti. E ci può stare, ci può stare. Ci può stare, ci può stare. Ci può stare, sì, da una specie di, che ne so, di Battle Royale, ecco, una specie di Fatal 4 Way, un Six Pack Challenge, sì, una cosa così. Ci può stare, bella idea, bella idea, Eric, bella, bella idea. Si può fare, diciamo così, al prossimo esempio, un pay-per-view, ecco. Sapete che i pay-per-view, no? Ovviamente comprendono tutte le superstar. Quindi sia ovviamente quelle di Raw che quelle di SmackDown, no? E dunque ci può stare nel prossimo pay-per-view fare un match a più uomini, ecco, tra virgolette, con appunto i migliori atleti di SmackDown ed eventualmente appunto di Raw. È bella idea, Rick, devo dire la verità, bella idea. Mi piace, mi piace come idea, mi piace. Lo cercherò di, come dire, di costruirci qualcosa su, ecco, tra virgolette. Mi hai dato una bella idea, mi hai dato una bella idea. Niente da dire, niente da dire. Grande, 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 grande Arik. Grazie del consiglio. Allora, concentriamoci, ragazzi, per il main event, appunto, della puntata di SmackDown. Allora, cosa possiamo dire, ragazzi? Cosa possiamo dire? Possiamo dire, ragazzi, che le regole del match, per chi non le sapesse, per chi non le sapesse, ragazzi, cos'è un table match? Beh, lo vedete un po' già lì sul ring, no? Che Angelo Dawkins ha portato appunto sul ring un tavolo. Scusate. Allora, beh, è facile, nel senso, per vincere bisogna schiantare l'avversario, bisogna schiantare l'avversario sul tavolo. Per vincere bisogna fare questo. Quindi, come vedete, infatti Angelo però sta apparecchiando la tavola, fatemi passare il termine, ma non per mangiarci su, no, perché sì, è quasi la 1:10, sono le 12:49, quindi per certi versi sarebbe anche ora, tra un po', di andare a mangiare, ma questo non è questo il caso per quanto riguarda Angelo. Qui sta apparecchiando il tavolo per buttarci su un uso. Ovviamente se l'uso o chi per lui finirebbe sul tavolo, il match si andrebbe a per certi versi farsi benedire, dunque decreterebbe la fine del match e la vincita per ovviamente il team avversario. Vediamo, Arik mi scrive grazie. Arik, grazie a te, grazie a te. Sono io che ti ringrazio per l'idea, grazie a te. Grazie a te, grazie, 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 grazie mille a te, perché mi hai dato, ripeto, davvero una bella idea su cui lavorare. Quindi grazie, grazie mille davvero. È sicuramente un match che andrò a preparare per il prossimo pay per view, devo dire la verità, perché ripeto, un match che ci sta, ecco, nel prossimo pay per view, perché sì, insomma, nel prossimo, sai, sapete comunque, ci sono i pay per view, ci sono appunto match ovviamente a insomma, diciamo così, intraprende, ecco, se mi fate passare il termine. Dunque ci sta a fare un match a un più uomini, magari addirittura una battle royale, ecco, tra virgolette. Ci sta, e ripeto, una bellissima idea. Attenzione, ragazzi, che qua Angelo Dawkins rischia la vita sportiva, ovviamente, che sia chiaro, ma attenzione, no, pensavo che era un lancio, invece è una è stata una caduta, insomma, tra virgolette, parlando di sedere, ecco, tra virgolette, una full Nelson bomb. Qua però mi sa che c'è la fine del match. È finita, ragazzi. Abbiamo nuovi campioni. Gli Uso tornano campioni di coppia. Quindi settimana prossima nel main event di settimana prossima, perché tra l'altro questa è l'ultima live della settimana, quindi ci vediamo poi ovviamente lunedì, ci vedremo poi lunedì mattina intorno alle 10:30-11, poi ovviamente vi farò sapere, sottomesso 10:30, però ovviamente potrebbe slittare tutto alle 11, poi ovviamente vi farò, ripeto, sapere, ovviamente tramite social, in particolar modo direi Instagram. È su Instagram, ecco, tra virgolette, parlando, che posto ovviamente le varie, diciamo così, locandine delle mie live, i vari orari e cose varie. Dunque mi raccomando, ragazzi, date sempre un occhio alle mie stories
e chi più ne ha più ne mette. Ragazzi, qui comunque gli USO tornano campioni, dunque settimana prossima ci sarà un match sfidanti contro campioni, senza farlo apposta, ma tant'è che sarà così, sarà nella prossima puntata di SmackDown il main event sarà dunque Rey Mysterio e gli Street Profits, quindi sì, Rey Mysterio, buonanotte, perché Rey Mysterio? Sarà John Cena, chiedo venia, John Cena e gli Street Profits, dunque ripeto, gli sfidanti contro i campioni, cioè Roman Reigns e gli USO. Quindi attenzione ragazzi, perché ci sarà questo come main event la prossima puntata del nostro SmackDown. Interessante. Quindi vabbè, qua possiamo fare anche avanti e possiamo tirare, diciamo così, le conclusioni di questo episodio di SmackDown. Qui ovviamente, come vedete, abbiamo NXT, ma ne parleremo la prossima volta. Direi ragazzi di passare a camera intera. Eccoci qua il mio bel faccione, una parola molto grossa, aggiungo io. Quindi detto questo ragazzi, tiriamo le conclusioni appunto per quanto riguarda il nostro episodio SmackDown. Abbiamo avuto dunque un nuovo abbiamo avuto due nuovi campioni, abbiamo avuto un nuovo campione intercontinentale con un Kevin Owens che va a battere Apollo Crews, e abbiamo avuto poi, come avete visto nel main event, la riconquista dei titoli di coppia da parte degli USO. Settimana prossima, nel prossimo episodio di SmackDown, per quanto riguarda, ripeto, il nostro SmackDown, che sia chiaro, avremo, ripeto, un 3 contro 3, quindi gli sfidanti da... Ciao, ciao Arika, adesso sì, è ora, quasi ora di staccare, siamo ai saluti finali, allora... Per quanto riguarda appunto la prossima puntata, come stavo dicendo, ci sarà sfidanti contro campioni, da una parte gli USO e Roman Reigns, dall'altra John Cena e gli Street Profits. Continua poi, tra virgolette parlando, come abbiamo visto, la diciamo così, insomma, la faida, insomma, la rivalità tra Bianca e Sasha. Quest'oggi una Bianca che riesce a vincere, insomma, il match di coppia insieme appunto a Liv Morgan, schienando proprio Bayley, e quindi, che dire, un'attacca per la campionessa. Ma Sasha non starà ovviamente ferma a guardare. Carmella, che ovviamente, Zelina, che si candidano come nuove contendenti, diciamo così, numero uno ai titoli di coppia detenuti da Tamina e da Natalia. E poi abbiamo Rey Mysterio, che vincendo il Fatal 4-Way è diventato nuovo sfidante al titolo intercontinentale di Kevin Owens. Però attenzione ovviamente al futuro rematch di Apollo Crews, perché anche è vero che anche Apollo dovrà poi ovviamente dire la sua, perché ripeto, da una parte un diciamo insomma un rematch è giusto, anche che se lo meriti. Allora, hai mai fatto carriera? Sì, l'ho fatta. È carina. Tra l'altro, nel 2K20, ecco, tra virgolette, è stata, diciamo così, fatta. È un po' diversa la carriera rispetto agli altri. Per quale motivo? Perché qua ci fanno interpretare anche una donna, anche una woman's, quindi infatti noi all'inizio dobbiamo creare, ecco, tra virgolette, due personaggi, dobbiamo creare sia un maschio che una femmina, e poi ovviamente tutta la carriera. Tra l'altro è carina, devo dire che è carina, e sono sincero, mi piacerebbe, mi è venuta insomma più volte, ecco, l'idea di portare, ecco, tra virgolette, di portarla anche qua sul mio canale. Evidentemente potremmo creare, insomma, il, diciamo così, il Kirito, tra virgolette parlando, virtuale, il, insomma, diciamo così, il nostro, il mio, diciamo così, avatar, ecco, fammi passare il termine, all'interno del gioco, e ovviamente quindi intraprendere, ecco, per certi versi la carriera. Comunque sì, l'ho già giocata, devo dire che, ripeto, è carina, sì, ha ovviamente i suoi limiti, voglio essere sincero. Sì, l'ho visto nel video di Maiso. Ok. Ah, non sapevo che Mike Social l'aveva portata, devo dire la verità, non avevo idea. È carina, di qualità, ha i suoi limiti, per l'amor di Dio, ha i suoi limiti, però, vabbè, ripeto, è carina. Sicuramente, sperando, insomma, in buone notizie,
per quanto riguarda il nuovo, diciamo così, gioco WWE che stiamo aspettando, e c'è in giro voce, almeno io così ho letto sul web, c'è in giro rumors, voci, che dovrebbe uscire, tra virgolette, verso settembre. Quindi non so, tra un mesetto all'incirca, io ho letto verso metà di settembre. Se fosse vero, sicuramente poi vireremo, insomma, su il nuovo WWE 2K22, e ovviamente lì poi ovviamente ci sarà da divertirsi, potremmo fare ovviamente la carriera insieme, potremmo ovviamente fare sempre il WWE Universe, quindi insomma ci sarà tutto il gioco da nuovo da spolpare, fattimi passare il termine, appunto, insieme eventualmente. Quindi speriamo che esca il primo possibile. C'è in giro, io ho letto che francamente potrebbe, diciamo così, insomma, essere svelata la data d'uscita ufficiale, e anche la copertina, anche la cover del gioco durante SummerSlam. Se infatti ci avete fatto caso, no? SummerSlam appunto ha proprio come sponsor, ecco, tra virgolette, WWE 2K22, quindi potrebbe essere vero, quindi appunto che il gioco potrebbe essere svelato, ecco, sia la data d'uscita che eventualmente appunto la cover ufficiale del gioco proprio appunto durante durante SummerSlam. Speriamo che sia davvero così. Devo dire che non vedo l'ora di mettere mani appunto al nuovo gioco, anche perché insomma questo che stiamo giocando, ecco, insomma, qua su mio canale è anche abbastanza vecchiotto, insomma risale a fine 2019, dunque diciamo che ne è passata di acqua sotto i ponti, diciamo così, per quanto riguarda la WWE. Servirebbe un nuovo gioco, anche per ovviamente, diciamo così, aumentare la qualità grafica e chi più ne ha più ne mette, insomma, del gioco, dei vari lottatori e via discorrendo, e anche per inserire insomma nuovi lottatori che in questo appunto in quello che stiamo giocando adesso, cioè nel 2K20, ovviamente non ci sono. Mi vengono in mente, esempio, in particolar modo molte superstar di NXT come Austin Theory, Bronson Reed e chi più ne ha più ne mette. Io penso che mi comprerò WWE 2K22 e FIFA 22. Ah, anche FIFA 22. Ah, beh, bene, bravo Ari, bene, bravo. Fai bene. Io WWE 2K22 assolutamente sì, anzi devo dire che aspetto con ansia appunto quando renderanno ufficiale il preordine del gioco, in modo appunto da preordinarlo. Il mio tentativo è preordinarlo in modo eventualmente poi da avere anche tutte le varie insomma chicche, diciamo così, tra virgolette, che ovviamente si hanno con i preordini, no? Sapete che ci sono magari vari personaggi aggiuntivi, cose di questo tipo, dunque spero di riuscire a preordinarlo, ma il mio obiettivo è quello. E per quanto riguarda FIFA 22, non lo so, devo dire che ho comprato, l'ho acquistato tutti gli anni, l'ho acquistato fino al 20, ho saltato il 21, devo dire la verità, e non so il 22 se lo comprerò o meno. E devo dire che un po', diciamo così, secondo me la copertina c'è Roman. Dici Roman. Ma io ho visto, però bisogna vedere. Vabbè, allora, tornando al discorso di FIFA, ecco, sono al discorso di FIFA, in realtà io devo dire che FIFA, con FIFA ho un po' un amore odio, ecco, verso questo gioco. Mi piace, devo dire la verità, però mi fa, quando gioco, devo dire che mi fa veramente sclerare al massimo, e non lo so. Quindi devo dire che quest'anno infatti mi ero preso una pausa, perché francamente uscivo di testa, devo dire, a giocare a FIFA, devo dire la verità. Quindi non lo so se il 22 lo comprerò o meno. Secondo me c'è Roman sulla copertina, ma potrebbe, io devo dire che penso francamente che ci potrebbero essere due personaggi, cioè è un po' come quella del 2K20, che c'erano insomma un uomo e una donna, faceva Roman Reigns e Becky Lynch. Devo dire che si era fatto un sondaggio su web, in particolar modo su Twitter, ecco, diciamo che la 2K aveva fatto un sondaggio su Twitter per quanto anche a me poi, esatto, lo so, Ari,
So perfettamente di cosa stai parlando, perché davvero, poi specialmente la Weekend League su FIFA è una cosa allucinante, ecco, a mio avviso allucinante, devo dire la verità. Anche la modalità carriera, francamente, non è tanto meglio, ma la Weekend League specialmente trovi davvero di quei momenti dove ti va davvero tutto male, insomma, il gioco proprio se la prende con te, ce l'ha con te, e lì scleri in una maniera allucinante, si partono bestemmie di vario tipo e cose varie, no? È allucinante, ripeto, allucinante. Detto quello, sto dicendo, per quanto riguarda la copertina, diciamo che la 2K su Twitter aveva lanciato un sondaggio, no? Per eventualmente, insomma, appunto il futuro volto, diciamo così, di WWE 2K22. E io ho visto, stavo parlando, che sondaggio, a me non mi sembra, poi non vorrei dire una stupidata, però mi sembra che il sondaggio l'aveva vinto Sasha Banks. Se tanto mi dà tanto, quindi, che sulla copertina, no, vengono giustamente messi due volti, cioè uno femminile e uno maschile, ora direi che ci potrebbero stare Roman Reigns e Sasha Banks. A mio avviso ci potrebbero stare Roman Reigns e Sasha Banks, tra virgolette. Se no, se si vuol fare, ecco, per certi versi, uno di Raw e uno di SmackDown, allora ci potrebbe stare Sasha come volto di SmackDown ed eventualmente Drew McIntyre come volto di Raw. Non lo so, la butto là. Io credo in questi, insomma, credo in queste due copertine. Ecco, se eventualmente è fatta, ripeto, sempre con una donna e un uomo. Se è fatta così, io credo in o Roman e Sasha o Drew McIntyre e Sasha. Io penso che potrebbero essere queste le copertine. Attenzione però, perché devo dire che Rey Mysterio sembrerebbe anche un papabile, insomma, sembrerebbe molto molto probabile, molto papabile per finire sulla copertina, perché sarebbe bello John Cena, perché ritorna, è vero, Cena, però non credo, perché non lo so, non credo che mettano, diciamo così, diciamo i fatemi passare i termini, part-timer, ecco, tra virgolette, che è, francamente è vero che Cena è tornato, però non so, ecco, per quanto starà in WWE. Io quindi penso francamente che la 2K scelga di inserire ovviamente sulla copertina gente, diciamo così, che c'è 365 giorni l'anno, ecco, dunque, come Roman Reigns, eventualmente Seth Rollins, eventualmente Sasha Banks, Charlotte Flair, insomma, gente così, ecco, a mio avviso, penso che optino, tra virgolette, appunto, per, ripeto, superstar fisse, ecco, tra virgolette, piuttosto che leggende. Però è anche vero che, da una parte, se vogliamo parlare di marketing, ovviamente John Cena sulla copertina del nuovo gioco, secondo me, magari farebbe vendere qualcosa in più, perché John Cena è sempre John Cena. Quindi, per certi versi, mai dire mai, ecco, mai dire mai. Perché, insomma, se sulla copertina c'è John Cena famoso anche fuori dalla WWE, no? A Hollywood sta sfondando anche lì, grazie a vari film come Suicide Squad o Fast and Furious. Quindi, insomma, direi che John Cena sarebbe sicuramente un bel volto da mettere sulla copertina. Quindi mai dire mai, mai dire mai. Signori, è la 1:05. Io quindi direi che per oggi possiamo anche, come dire, salutarci qua, ecco, tra virgolette. Io ringrazio tutti quelli che sono stati, spegniamo intanto, fatemi passare il termine, la musica, insomma, del gioco. Spero che non vi abbia dato fastidio, insomma, nel mentre che io ovviamente parlavo. E, detto questo, ragazzi, come stavo appunto dicendo, siamo ai saluti. Io su Suicide Squad, esatto, Arik. Cena è presente, tra l'altro l'ha anche, diciamo così, ha fatto anche la marchetta al film settimana scorsa, durante il suo promo iniziale, no, tra virgolette, quando, non so se hai visto l'ultima puntata di SmackDown, quando, insomma, Baron Corbin era uscito, insomma, appunto per chiedere aiuto a Cena, aveva chiesto, insomma, di essere inserito dentro, insomma, in qualche film di Hollywood, insomma, che Cena gli mettesse una buona parola. Cena, infatti, insomma, ha fatto proprio la marchetta, insomma, di Suicide Squad. Sì, è dentro in Suicide Squad, il nuovo film, ovviamente, di Suicide Squad, non quello ovviamente vecchio, ma in quello nuovo, che dovrà uscire, insomma, a giorni, a settimane al cinema. E tra l'altro, quindi, insomma, Cena attualmente sarà, diciamo così,
in giro, tra virgolette, al cinema con appunto due film, sia con Fast and Furious sia con Suicide Squad. Devo dire che però non so che ruolo interpreti in entrambi i film, devo dire che sono all'oscuro, devo essere sincero. Ciao Arik. Allora, grazie a tutti ragazzi di essere passati, grazie ovviamente in particolar modo ad Arik, grazie a tutti ragazzi, davvero grazie, siete stati anche questa mattina fantastici e gentilissimi, grazie ragazzi, grazie davvero. Il nostro prossimo appuntamento è lunedì ragazzi intorno alle 10:30, ovviamente se c'è qualcosa che non quadra, ovviamente se c'è qualche cambio di programmazione ve lo farò sapere sui social, ma dovrebbe essere lunedì alle 10:30, massimo ritarderò di mezz'ora, si parte alle 11, ma comunque 10:30-11 comunque, però ripeto, restiamo con le 10:30, al massimo poi ovviamente vi farò sapere sui social. Grazie dunque a tutti ragazzi, grazie anche per chi mi ha seguito insomma su Instagram, su TikTok, grazie ovviamente dunque anche dei follow lasciati lì, grazie ragazzi, grazie davvero. Ci vediamo dunque, ripeto, lunedì 10:30, vi ricordo ragazzi, mi raccomando, l'appuntamento con SmackDown questa notte alle 2, mi raccomando non perdetevelo, che SmackDown sta sempre a regalarci belle cose con Roman, Sasha, Seth, Edge, John Cena e chi più ne ha più ne mette. Grazie ragazzi, grazie quindi di essere stati con me, vi auguro ovviamente di passare un buon venerdì pomeriggio, buon appetito ovviamente a tutti e passate un buon weekend. Noi ci becchiamo lunedì sempre qua sul mio canale Twitch, ciao ragazzi.